diretta dalla Galleria Orlando, va in onda una trasmissione dedicata alla storia. Signore e signori, una buonasera e ben ritrovati, un saluto da Alessandro Orlando e benvenuti a questo secondo round da questa splendida dimora che ci ospita in questi giorni e devo dire poi una cosa spettacolo poi durante il giorno quando con la mia squadra riesco a vivere delle emozioni grandi, a girare per questa splendida città e quest'isola che mi appartiene molto, per cui sono dei profumi e una luce favolosa, quella stessa luce che poi hanno sempre ricercato i grandi artisti che
che solo qua c'è. Siamo in diretta dalla bella Sicilia e per questa seconda serata di appuntamento con questa collezione così importante, e anche stasera vedrete altre 40 opere, altre 38 opere in scaletta, quindi vedremo altre opere che non avete visto ieri sera, sulle quali potete fare voi il prezzo per volontà della proprietà di questa prestigiosa collezione. Una collezione importante, senza confini direi. Questi proprietari di questa collezione l'hanno messa insieme in tantissimi anni, proprio poi viaggiando per tutta l'Europa nelle loro dimore. E siamo in diretta da una di queste dimore, dove sono riunite un po' tutte le opere che erano state messe da parte. Io sono incaricato dalla proprietà di disperdere questa collezione, il maggior offerente, e questa sera, ancora più importante il livello, vedrete delle cose eccezionali, e nel sistema di questo Home Beats, quindi siamo direttamente nella proprietà dei proprietari stessi di queste opere. Quindi, le presento, voi potete fare un'offerta, 30 secondi assegniamo a chi ha fatto l'offerta più alta, e senza dimenticare che non avete limiti, potete assegnarvi tutti i quadri che volete, poi vederli con calma, o a casa vostra oppure in galleria da me. Settimana prossima saremo a Pietrasanta, solo per una settimana, perché poi ci sposteremo ancora per un altro Home Beats. Siamo sempre in giro, perché dobbiamo andare dove ci sono le collezioni. Quindi, anche questa sera, grandi emozioni, perché faremo un salto nel tempo di 400 anni anche stasera. C'è anche del moderno, splendido, mi fa molto piacere, poche cose di moderno, ma molto molto belle, e di qualità, perché le opere sono state scelte con qualità e con intelligenza soprattutto. Quindi adesso noi faremo questo percorso, lavoreremo anche stasera su due spazi. In realtà siamo in un grande salone, ma al centro del salone c'è un tavolo enorme, gigantesco, che inizialmente avevamo pensato di spostare, ma è inspostabile. Non so se è italiano inspostabile, comunque è impossibile spostarlo. Quindi abbiamo deciso di lavorare su questo angolo, che, dove si alternano le opere. Iniziamo con 5 opere, poi ci spostiamo in un altro spazio dove ne vedremo altre 5 o 6, e così andremo avanti con questo ritmo per tutta la sera. Per fortuna i proprietari di questa collezione ha messo dei cavalletti che ci consentono di esporli, e poi ho dei tavoli dove appoggiare appunto queste opere. Ma voi concentratevi sulle opere, perché le opere sono splendide, la maggior parte di queste con expertise esterni, e quindi possiamo iniziare. Quindi appena vedete l'opera che potrebbe piacervi, sapete come fare: un colpo di telefono a 02 255 68020, oppure un messaggio al numero di WhatsApp che è qua sopra, che è il 366 71 21 730. Potete assegnarvi tutte le opere che volete, quindi senza limiti. Assegnarsi un'opera vuol dire solo avere il giusto tempo per poterla vedere da vicino e poi valutare se acquistare o meno. La visione è totalmente gratuita in tutta Italia, dovunque abitate, oppure venite a trovarci, che è sempre un piacere incontrarci, e solo dopo che avrete visionato bene l'opera potrete dire sì, Orlando, ok, l'acquisto, oppure no. E se decidete di acquistare, ricordo che i pagamenti con Orlando li decidete voi, potete pagare come volete, quando volete, in quanto tempo volete, con che sistema volete. Quindi decidete voi la tempistica e la maniera. Quindi adesso iniziamo subito con le prime 5 opere che vado a descrivervi, e c'è già qualcosa di molto speciale, perché poi i miei clienti hanno l'occhio lungo, sanno vedere delle cose eccezionali. C'è una battaglia di una bellezza unica, e so che le battaglie vi piacciono. Quindi tra poco ne vedremo una. Sto attendendo le ultime schede che mi diano poi dopo. Anzi, cominciamo a vedere i quadri, così almeno, mentre attendiamo le schede. E allora cominciamo con questo ritratto, che è il numero 12, che è una cosa meravigliosa. Guardate la bellezza di questa fanciulla, con questo vestitino, questo abitino. Ma l'espressione di lei, che è veramente qualcosa di meraviglioso. È dolcissima, poi lo sguardo un po', come dire, ci sembra ci stia quasi rimproverando di quello. Attenzione, ma è bellissimo l'abito che ha, il cappello anche, ed è questo dipinto ad olio su tela, firmato in alto a destra.
Adesso un attimo solo perché senza schede sono senza. Quindi un attimino. Beh, tra poco sapremo meglio qualcosa in più. Ah, eccola qua, allora ecco qua, grazie mille. Allora, cominciamo subito, dicevamo il numero 12. Allora. Ok. Emil Rau è l'artista. Ed è questo ritratto di fanciulla con abiti tradizionali. L'opera ha una stima di 5.000-5.500. Il prezzo lo fate voi ed è questa la prima opera in presentazione. Oh, eccola qua invece questa battaglia molto importante. Perché molto, a parte che è di una bellezza incredibile, perché è una battaglia di Jan van Halen. Uno dei grandi firme, uno dei più grandi battaglisti. La cosa eccezionale, vi sarete accorti di questa collezione, è che ci sono delle opere dell'Ottocento molto belle, come questa ad esempio, ne abbiamo viste anche altre di sera. Vi annuncio che il top lot di questa sera vi lascerà senza fiato, perché parleremo di un capolavoro di Vincenzo Irolli, vi dico anche il nome perché... Di Rolli, sai, si trovano tante cose, spesso è capitato, queste belle fanciulle, i giardini, personaggi, ma li Rolli di questa sera non ve lo dimenticherete, sarà il super top lot di stanotte. Ma veniamo a noi. Vedete come in questa collezione c'è un'alternanza di soggetti, di periodi davvero interessante, no? Come siamo passati da un ritratto di giovane fanciulla in abiti tradizionali a una straordinaria battaglia di uno dei più grandi battaglisti, tra i più conosciuti e più noti, ed è un capolavoro, ripeto, da questa parte, dimmi, ok, ed è questa battaglia di Jan van Halen, l'opera è firmata, chiaro? Quindi opera autografa, e costa 20.000 euro. Ah, ma poi, ora, quello che voglio ricordare a tutti voi, quando si parla di opere autografe, dove c'è una firma che attesta l'autenticità, più naturalmente la certificazione, sono quadri che vanno alle stelle in qualunque situazione, eccetto l'Home Beats di Orlando. Allora, però mi raccomando, su un pezzo come questo, fate voi il prezzo, ma fatelo bene. Dedichiamo a lui ancora qualche istante, per favore, perché è bellissima. Mamma mia, che quadro è questo? Capolavoro firmato da Jan van Halen, ed è veramente bellissimo quadro. Poi, dunque, potete fare voi il prezzo se volete, anche per l'opera numero 40, che invece è questo dipinto di Piotr Topolsky, ed è questo vaso con girasoli dipinto in maniera eccezionale. Guardate che spettacolo, la luce, è qualcosa di favoloso questo quadro, veramente bello da impazzire. Infatti la stima è di soltanto 12.000 euro, ma il prezzo lo fate voi. L'opera è firmata in basso a destra da lui. Molto bella anche la cornice che è stata scelta, mi piace perché è veramente bella. Potete fare voi il prezzo se volete, attenti, perché qui di solito all'inizio siete un po' freddini, e già all'inizio invece ci sono dei capolavori come questo. L'opera che vedete qua accanto a me è un'annunciazione di una mi devono spostare continuamente. È un'annunciazione del 1600 di una bellezza inaudita. Guardate la meraviglia del Padre Eterno in alto, l'angelo che annuncia alla Vergine Maria di essere la madre del Figlio di Dio. Che quadro è questo, amici? Che quadro è questo? Con la sua cornice coeva, uno spettacolo veramente splendido. L'opera numero 83, ed è questa. Allora, la stima in questo caso di 14-16 mila euro, il prezzo lo fate voi, ma lo potete fare voi se volete anche per l'opera numero 4, che invece è questo dipinto ad olio su tela, niente meno che firmato da Cafiero Filippelli, un altro dei grandi nomi, io poi è uno di quegli artisti che amo come pochi altri, ed è questo bosco di Cafiero Filippelli bellissimo,
è il numero 4, la stima in questo caso è di 4.000-4.500. Bene, signore e signori, fate voi il prezzo, un inizio col botto si potrebbe dire, perché veramente sono opere stupende, iniziare con pezzi del genere è una grande chance e divertitevi, è la cosa più importante nella vita. E soprattutto, come dico sempre, circondatevi di bellezza, stasera ne avete di bellezza, a cominciare dallo sguardo simpatico di lei, la numero 12, il capolavoro della battaglia, insomma andiamo volentieri a rivedere. Io sono innamorato della bellezza di lei, dello sguardo dolcissimo, scusate, e la bellezza dello sguardo di lei, perché è veramente intrigante. E poi, beh, insomma, mettere a parete un capolavoro come questo, opera autografa di un artista così importante, insomma, un pezzo veramente di alto livello. Poi, questo vaso di girasoli dipinto in maniera incredibile, ma Alessio, può entrare nel quadro per favore e farlo vedere, perché è qualcosa di fantastico? Ma Dio mio, com'è dipinto! Accarezza i petali del girasole, ti prego. Mamma mia, viene fuori dallo schermo, giuro. Ma guarda qua, e guarda questo, anche questo drappeggio dietro di lui, che cos'è? Vabbè. Poi rivediamo anche l'Annunciazione. E quel Caffiero Filippelli che ci piace tanto come firma, immancabile in una collezione. Ah, certamente. Allora, grazie per la gentile signora. Grazie Alessio che ha chiesto. Una gentile signora che ha chiesto di vedere la firma. È qua, ben visibile in basso a sinistra. Parliamo di Jan van Hallen. Partiamo almeno da 7.000, 8.000, 9.000, trovalo un pezzo così, firmato. Fate voi il prezzo. E poi questa Annunciazione, devo dire, spettacolare, con questa cornice coeva tutta scolpita, che è qualcosa di favoloso. Scusate le spalle. Per Van Hallen, il numero 6, 2.000 euro. Non ho capito. È uno scherzo? Volevamo iniziare con una barzelletta? Cioè, cosa vuol dire 2.000 euro un quadro così? 2.000 euro devi offrirle per una battaglina anonima fatta non so da chi. Cioè, no, Orlando, guarda, non è il mio genere le battaglie, io amo altri generi. Ah sì? Questa devi metterla da parte, mettila via, è un patrimonio pazzesco. Cioè, mi sembra un brutto inizio stasera, devo dire, di Beats, di Home Beats. 2.000, poi? 1.000 euro per il numero 40, girasoli. 1.000 euro per Topolsky, questo girasole che è qualcosa di favoloso. Basta? Ah. Per il Bosco di Filippelli, 1.500 euro. 1.500 per il dipinto di Caffiero Filippelli. Questo bosco del grande Filippelli, per lui 1.500 euro soltanto. Per l'Annunciazione, numero 83, 3.000 euro. Allora, io non sono stato forzato. Vi ricordo
che le stime che io vi dico sono state redatte e scritte da docenti e periti del Tribunale, quindi che vengono forniti a voi. Ora vi domando e dico, come si fa a offrire 3.000 euro, e questa è l'offerta più alta, per un capolavoro di questa bellezza veramente unico? È un quadro eccezionale, 3.000. Un'annunciazione così bella. No, no, calma, calma, facciamo, aspettiamo un attimo di far partire il conto alla rovescia. Quindi, riassumendo, in gara abbiamo... Assurdo. Cioè, questa battaglia è un top lot, chiaro? Una battaglia così importante, firmata da lui, certificata. L'offerta più alta, 2.000? 2.000, 1.000, 3.000... 1.500. Basta? Come faccio a far partire il conto alla rovescia? Poi tempo non ce n'è mai. Va bene. Per tutte le opere in gara, come sempre, non avete nessun impegno all'acquisto. Facciamo partire il conto alla rovescia. 30 secondi e le assegniamo. Lo ricordo per chi non lo sapesse. Voi non avete 30 secondi per pagare, comprare o dare un acconto. No, non si compra niente in televisione in 30 secondi. 30 secondi, prendi un telefono in mano e offri qualcosa in più che ti consente di rivederlo. Un colpo di telefono a 02-255-68020 oppure 336, un messaggio, 366-7121730. Ma ripeto, non hai nessun obbligo all'acquisto, ti puoi assegnare tutti i quadri che vuoi, ma dovete capire la differenza di una Beats, un Gallery Beats tranquillo o un Home Beats in una proprietà così prestigiosa con quali del genere. Questa battaglia ha un valore immenso, siamo a 2.000. Poi un girasole di Topolsky firmato così, 1.000 euro. L'annunciazione, ma che spettacolo è questo quadro. Per lei siamo a 3.000. Caffiero Filippelli ha soltanto 1.500. Vabbè, signore e signori, per tutte le opere in gara diamo 20 secondi e le assegniamo. 20 secondi. Abbiamo iniziato veramente terribile questo inizio di Beats. 20 secondi. Guarda che meraviglia. Bellissima questa annunciazione, stupenda. Signore, signori, 10 secondi. Cioè, no, Orlando, ma io ce l'ho già una battaglia, ne ho due, ne ho tre. Van Allen, forse 2.200 euro. 2.200 per la battaglia? Dai, mia, da bravi. Cioè, signori, dovete fare la differenza in qualche modo. 2.500 per la battaglia? Dai, lo sapete benissimo quanto vale quella battaglia. E che facciamo? Andiamo avanti di 200 in 200? Su, su. Due e mezzo, ripartono 30 secondi. Per le altre opere, 10 secondi. Per Topolsky, 1.000. Per l'Annunciazione magnifica del 600, 3.000. Caffiero Filippelli, 1.500. 9 secondi per le tre opere.
8. Per Filippelli, il bosco, 1700 euro. 1700, rilanci di 200. 30 1200 secondi. Per i girasoli. 1200 per i girasoli, 30 secondi. 3 secondi per l'annunciazione. 3200 per l'annunciazione. No, ma signore, signori, abbiate pazienza. I rilanci di 200 euro dovete usarli nel momento opportuno, non quando ci sono quadri che valgono 10 volte tanto, vi pare? Ora mi domando Dio, ma che atteggiamento è? Siamo a 2500 euro per una battaglia di questo grosso nome, firmato da lui, stato di conservazione perfetto, 2,5. Ci ho venduto delle battagline anonime fatte, si sa da chi, a molto di più. Eh? Poi, 1200, 3200, 1700. Basta? C'è allucinante, veramente. Per la battaglia di Vanalle, 2900 euro. Devo stare calmo. Allora, 2009. Fantastico. 30 secondi. 20 secondi per il girasole di Topolsky. 1400 per i girasoli. 1400, 30 secondi. Ma udite, udite, per una annunciazione di tale bellezza, splendida, del 1600, un capolavoro simile, siamo a, non mi ricordo più, 3200 e Caffiero Filippelli, 1700 euro. Mm. 20 secondi per loro. Sono ripartiti 30 secondi per la splendida battaglia numero 6, firmata da Jan Van Halen. Ma dove sono i miei clienti collezionisti che vogliono solo capolavori firmati, certificati? Dico, Orlando, ma io voglio solo quadri autografi nella mia collezione. Ce l'avete, costa 20.000 euro, siamo a 2.000, non mi ricordo più. 2,9, abbiate pazienza, eh? Dice, no, ma ce l'ho già una battaglia. Ma potete averne 100 di battaglie, ma la qualità di questa è eccezionale, veramente eccezionale. Guarda che spettacolo di quadro è questo. 2,9. Vabbè. Ok, 20 secondi per lei, 10 secondi per Topolsky, per la splendida annunciazione numero 83, un capolavoro come questo, e 10 secondi per l'eccezionale Caffiero Filippelli. 9 secondi per le tre opere. 8. Per il numero 83 l'annunciazione è 3500 euro. 3500 per l'annunciazione. Ripartono. Io veramente non so più come dirvelo. Ripartono 30 secondi. 3.500 anche per la battaglia. 3.500 per la battaglia, ripartono 30 secondi. Senti, facciamo una cosa, perché siamo... 2.000 euro per Filippelli. C'è un eco che ieri sera non c'era, è fastidioso, se possiamo togliere. C'è un eco perché? Perché c'è un soffitto di 12 metri, è normale che ci sia. Questo è un salone stupendo, privato. Ed è meraviglioso. Allora, non possiamo... Scusami Ale, ma anche per Topolsky, 2.000 euro. 2.000, allora non mi ricordo più. Per la magnifica battaglia, 3,5. Poi? 2.000 per Topolsky.
3,5 soltanto per l'Annunciazione, è di una bellezza questo quadro. E 2.000 per Caffiero Filippelli, per tutte le opere in gara, basta così. Diamo 20 secondi per tutte le opere e le assegniamo. 20 secondi. Io vorrei, Alessio, che tu facessi vedere per bene, da vicino, lo splendore di questa Annunciazione. Comincia dal Padre Eterno, perché è qualcosa di meraviglioso. Da il volo... Sì, secondo, stavo cercando di spiegare cosa mostrare. Allora, a cominciare dalla bellezza del Padre Eterno, e lo splendore dell'angelo, e la Vergine, è non ho più vicino, per cortesia. È una cosa meravigliosa come è dipinto questo quadro. Ma ti prego, 3.005. Guarda, guarda. 3.007 guarda. Per l'Annunciazione. Ma certo, 3.007. 30 secondi, basta così, per gli altri diamo 10 secondi. Allora, 3.005 per la battaglia di Haydn, da lui firmata. 2.000 per i girasoli. No, girasoli quanto siamo? 2.000. 3.000, 3.007. E 2.000 per Caffiero Filippelli, giusto? Va bene. 9 secondi. 8. 2.005 per Filippelli. Caffiero Filippelli, 2,5, ripartono 30 secondi. Per i girasoli, 2.500 euro. Non ho capito. 2005, ripartono 20 secondi e diamo a questo punto assegnata, se una battaglia di questa bellezza non vedremo mai più, il numero 6, e restano in gara queste tre opere. 20 secondi, 20 secondi per una delle più belle Annunciazioni che siano passate dalla mia galleria, giuro. 4.000 euro per l'Annunciazione. Quanto? 4.000 soltanto, ma mi dicano 4.000. 3.000 euro per i girasoli. 3.000 per i girasoli, 4.000 per l'Annunciazione. Ai, ai, ai. Ve la ricorderete questa Annunciazione, giuro, perché è veramente bellissima. E per lei siamo a soltanto 4.000 euro. Sale per l'Annunciazione 5.000 euro. 5.000. 20 secondi. Basta così. Certo. Come dico, questi casi per provare. Okay. Quindi, Caffiero Filippelli, siamo a? 2005, 5.000 per l'Annunciazione del 600, 3.000, basta, 10 secondi e annunciamo, stavo dicendo, assegniamo queste opere, non esiste al mondo, 9 secondi, 8, vi mangerete le mani quando veramente vi accorgerete di cosa state perdendo e a che prezzo, in ogni modo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutti assegnati, complimenti davvero. Nessuna offerta per questa fanciulla deliziosa, il numero 12, che strano. Ma noi andiamo avanti, abbiamo tante opere da presentare a tutti voi stasera e andiamo a carpire il segreto della magia della pittura di questo grande artista italiano che è Antonio Sciacca. Guarda che meraviglia il colore, questo splendido quadro, bellissimo. È un olio su tela, guarda la candela che arde e che illumina questo calice antico, ed è il dipinto ad olio di Antonio Sciacca. Numero 84, dunque è 1,80 m, quindi in galleria siamo intorno ai 4.000, 4.005, il prezzo lo fate voi. Lo potete fare voi se volete, anche per questo gioiello che è il numero 56, adesso lo andiamo a vedere insieme,
Oh, ma che meraviglia che è quella qua. Allora, inconfondibile la pittura di Nicola De Corsi. Ne abbiamo parlato in più di un'occasione, la grande bella pittura di De Corsi, queste barche di pescatori. L'opera è firmata da lui in basso a destra, è un 35x25, siamo intorno ai 5.500. Il prezzo lo fate voi anche per lui. Ma lo potete fare voi se volete, adesso andiamo a parlare di moderno, con questo dipinto ad olio di Nino Caffè, numero 76, pensa cosa si trova in una collezione, chi l'avrebbe mai detto. Ebbene, ed è questo dipinto ad olio che racconta questi carabinieri con i pretini sullo sfondo San Pietro, ed è questo dipinto che oggi vanno intorno ai 4.500, i 5.000, nonostante questo il prezzo lo fate voi. Ma lo potete fare voi, se volete, anche per un altro dipinto che a me piace da impazzire, perché parliamo di Raffaele Armenise, numero 52 in basso a sinistra. Raffaele Armenise, questa cena d'osteria firmato, è qualcosa di favoloso, perché parliamo di uno dei più grandi interpreti della pittura dell'Ottocento, e guardate le luci che ha questo quadro. Mi auguro si veda bene, Alessio. Vediamo, stai fermo là, adesso si vede meglio, decisamente. È una cosa meravigliosa, meravigliosa. Raffaele Armenise, è un olio, un pezzo unico così, devi spendere 7.000 euro. Invece il prezzo lo fate voi. Sai, questi sono veramente quei quadri piccoli ma molto preziosi, quelli che amano, potrei fare il nome di alcuni miei amici collezionisti, che amano i piccoli quadri molto preziosi. Raffaele Armenise è uno di questi, e questo è veramente un amore. Il prezzo lo fate voi, ma lo potete fare voi se volete anche per il lotto numero 104, che invece racconta questo dipinto, questo ritratto di nobile con un fiore in mano che ci guarda. L'opera in visione la stimiamo intorno ai 2.200 euro, e attenti amici, perché il prossimo dipinto ancora una volta è un quadro di quelli che vi sarà difficile non ricordarlo. Parliamo dell'opera numero 81, ed è questo dipinto che racconta il beato Ceslao da Crocevia, e con delle iscrizioni del Settecento nella parte alta. Meraviglioso, dipinto raro, prezioso e importante. Grazie, Gloria. Beato Ceslao da Crocevia, questo santo che ha in mano questa palla di fuoco con le iscrizioni del Settecento, è un quadro molto importante, raro e prezioso, il numero 81, infatti la stima è di 25.000 euro, nonostante questo il prezzo lo fate voi. Ecco, è uno di quei quadri molto desiderati dai miei clienti, da quelli che vogliono quadri rari, di quelli che non trovi da tutte le parti. Questo è veramente uno di quelli. Il prezzo lo fate voi, quindi fate voi il prezzo per questa meraviglia, per l'opera 104, per lo splendido tesoro di Raffaele Armenise, Nino Caffè, Nicola De Corsi, lotto numero 56, e Antonio Sciacca, questo splendido dipinto ad olio. Mamma, che bello che è! Veramente magnifico. Costa, in galleria un pezzo così ti chiedono anche 5-6 mila euro, e guai, senza dubbio, davvero bello, bello, bello. Che mi dite?
Allora, cari amici, l'offerta è libera. Allora, come sapete, io sono incaricato da questa famiglia che mi ospita in questa abitazione di disperdere questi beni, questi quadri. Quindi voi potete chiamare quel numero 02-255-68020 e ricordo, per chi non l'avesse mai fatto, questa non è un'asta, ma è la possibilità di rivedere un'opera che vi piace al prezzo che decidete voi per volontà dei proprietari di questi beni. I proprietari di questi beni non hanno tempo da perdere, vogliono realizzare velocemente, firmano a Orlando una liberatoria che mi consente di assegnare il maggior offerente. Quindi voi non avete niente da perdere, non dimenticate, non è che se vi assegnate un quadro poi vi chiedono un acconto. No, assegnarsi un quadro vuol dire poterlo rivedere, quando e dove lo decidete voi. Però cerchiamo di alzare un po' le offerte, perché pezzi del genere sono, guarda la meraviglia di questo Schack, che cos'è, una cosa stupenda. Poi cosa dire di Nicolas De Corsi, Nino Caffè e ancora Raffaele Armenise, quell'interno favoloso. Insomma, avete dei quadri davvero magnifici. E il prezzo lo fate voi. Questo De Corsi è bellissimo, di grande qualità. Bello, bello, bello. La luce, è un'alba dei pescatori. Fate voi il prezzo. 1000 euro per il numero 56, l'opera di De Corsi. Non cominciate a fare offerte che si fanno per delle stampe. Questo è un olio su tela. 1000 euro. Basta? Vi vedo scatenati stasera, devo dire, come era prevedibile poi un quadro così bello. 2000 per il 52. Cari, lo sapevo che questo vi piaceva. Il problema è che costa 7.500 euro un quadro così. Raffaele Armenise. Ma lo vedete? Avvicinati Alessio, è bellissimo, veramente bellissimo. Firmato da lui? Ma tu guarda, guarda i personaggi in secondo piano. Il cagnolone che riposa, è una cosa bellissima quella luce che entra dalla finestra. 2.000 euro soltanto. Per l'opera di Sciacca, numero 84, 1500 euro. 1500 soltanto per lo splendido Sciacca, grande dipinto ad olio su tela, con questa luce di questa candela che illumina l'antico calice, il ripes e la bellezza di tutta la luce, l'atmosfera che riesce a creare lui, che è davvero unico. 1500. Per il numero 81, 2000 euro. Numero 81, 2000 euro. 2000 euro. Da una stima di 14 me ne offrono 2000, mi sembra giusto. 2000. Basta? Per caffè, numero 76, 1500 euro. $1500 per lo splendido dipinto di Nino Caffè è il numero 76. Basta? Allora, in gara abbiamo Nicolas De Corsi, un olio. Per lui siamo a 1000 euro. $1500 soltanto per Nino Caffè. Udite, udite, per un dipinto di tale bellezza di Raffaele Armenise, firmato da lui, così importante, 2000. Poi, per il numero 81, Nicola, 2000, giusto? E 1500 per Antonio Sciacca. Sono tutte
di questo set sono tutte in gara le opere, ad eccezione del 104. Per tutte le opere in gara diamo 30 secondi, amici, e le assegniamo. Troppo tempo, 30 secondi. 20 secondi! Tanto non avete niente da perdere, lo ripeto, ma sono tanti quadri, devo andare più veloce, se no non riesco a presentarveli. Quindi, lo ripeto ancora una volta, è la seconda serata all'interno di questa abitazione straordinaria di proprietà di una famiglia magnifica che ha messo insieme una collezione eccezionale. E voi non dovete avere nessun dubbio, potete assegnarvi tutti i quadri che volete, rivederli con calma e poi decidere, ma guardate che un quadro come questo non lo troverai mai. Prego. 1700 per Caffè. 1700 per Nino Caffè, ripartono 30 secondi, 20 secondi, ma diamo gli ultimi 10 secondi, 10 secondi per un capolavoro come questo, numero 81, così raro. Raffaele Armenise, 10 secondi. Nicola De Corsi, olio su tela, 10 secondi, 1000 euro. E Antonio Sciacca, 1500. 9. 8. 2200 per l'opera di Beato Ceslao. Ok, per il numero 81, 2000. Non ho capito. 2,2. 5 secondi per le altre opere. 1200 per l'opera di De Corsi. 1200 per l'opera di De Corsi, dai. Ma cosa ha fatto il rilancio di 200 euro? 1700 per Sciacca. Ne costa veramente 4000 un pezzo così di De Corsi. 2000 per Caffè. 2000 per Nino Caffè. 2200 per il numero 52. Aspetta, non capisco più nulla. Non ho capito niente. Allora, per Antonio Sciacca... 1007 per Nino Caffè? 2000 soltanto. 1200 per Nicolas De Corsi. Ah, non vedevate i quadri, scusate. Da capo, Alessio, grazie. Allora, 1007 per l'opera di Sciacca. 2000 soltanto per Nino Caffè. Per l'opera di Nicolas De Corsi ad olio, 1200. 2002 per Raffaele Armenise e 2002 per un dipinto così raro e prezioso. Va bene. Signore e signori, 10 secondi, attenzione, scusate, 1700 euro un dipinto ad olio di Antonio Sciacca così bello, scusate ancora, vi prego, 1200 per Nicolas De Corsi. Per il numero 81, 2500 euro. Un dipinto così raro e prezioso, 2005 per lui. Ripartono 20 secondi. Raffaele Armenise, un quadro di tale bellezza. Per Nino Caffè, 2200 euro. Allora, amici, costa 4500 euro quel caffè. Mi vanno avanti di 200 in 200 come se fosse. 2002 per Nino Caffè. Ripartono 20 secondi. Armenise, non mi ricordo più. 2002, va bene, basta così. 10 secondi, assegniamo. 9. 8. Per Sciacca, 2000 euro. 20 secondi per Sciacca, ripartono 20 secondi. Per tutte le altre opere, 7 secondi. Per De Corsi, 1500 euro. 1500, per favore non aspettate gli ultimi secondi, sennò vanno in tilt al centralino, diventano matti. E dove eravamo rimasti?
3 secondi per il numero 81 e per il numero 52. 2. 1. 2005 per il 52. 2005 per Raffaele Armenis, ripartano 20 secondi. Basta? Mi dicono di aspettare. Devo assegnare. Ma il caffè, 76? A quanto siamo? Per Nino Caffè siamo a 2400 euro. 2004, quindi ripartono 20 secondi per Nino Caffè e per Raffaele Armenis, giusto? 2,5 e 2,4, ok. Diamo 10 secondi, amici, per tutte e due le opere. 9. Entra anche in gara il 104 per 1500 euro. 1500 per il 104, è entrato in gara adesso. Diamo 20 secondi per lui, 5 secondi, Alessio, per il 52 e il 76. 4. 3. 3000 euro per l'81. Siamo già segnato. Ok. Assegnato numero 76, numero 52. Diamo 10 secondi per il 104, grazie. Per l'84 siamo a 2500 euro. Va bene. Esatto. Cioè, il caos. Allora, un attimo. Allora, io ve lo chiedo per cortesia. Intanto assegnato il 52-76. Io ve lo chiedo per cortesia, vi prego di avere un po' più di partecipazione. Siamo in diretta in tutta Italia, voi siete tantissimi, loro non riescono, se voi ci chiamate tutti insieme, voi siete tanti, di questo vi ringrazio. 2000 euro per De Corsi. Cioè, anarchia totale, va bene. Stavo dicendo, per cortesia, non aspettate gli ultimi secondi, perché non riescono loro a rispondere a tutti voi, poi vi arrabbiate anche. Ah, ma io volevo offrire. Non aspettate gli ultimi secondi. Grazie. Mi ha segnato il 76. Allora, in gara abbiamo Nicolas De Corsi per il 56. Nicolas De Corsi, siamo a? 2000. Per il 104, 1500. 10 secondi. 10 secondi per il 104 e per il 56. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ceslao, 3500 euro. 1. Assegnati tutti gli altri, resta in gara il numero 80. Non ti ci mettere anche te, se no è la fine. Vogliamo mandare un film? Volete che mandiamo un film? Allora, un attimo solo, perché c'è il caos totale al centralino. Io vi ringrazio, per carità, della vostra presenza, però insomma, mandiamo un documentario, qualcosa, perché finché non si riprendono in mano la situazione. Allora, ok, mi dicono di aspettare un secondo, andare avanti, perché ci avete preso d'assalto. Io vi ringrazio, perché da, però vi chiedo questa cortesia. Non aspetta, voi siete tanti, grazie, i quadri sono meravigliosi, ok, per favore non aspettate gli ultimi secondi. Lo dico nel vostro interesse, voi, qualcuno di voi chiama e dice, ma come volevo offrire, perché non mi rispondono, siete andati via, ma dove siamo andati? Siamo tutti qua, è solo che non riusciamo a rispondere a tutti voi, tutto chiaro? Va bene, assegnati, grazie.
andiamo a Venezia, va? Che è sempre una cosa meravigliosa andare a Venezia, ma non è una Venezia qualunque, ma una Venezia veramente stupenda, meravigliosa. Andiamo sui quadri, per favore. Allora, questo è il magnifico quadro che racconta Venezia. Allora, è qualcosa di meraviglioso. Allora, noi facciamo una gran fatica a mostrarvi i quadri, ma questo l'avete capito. Possiamo andare sul quadro, per favore, mi sposto di qua, vediamo. Sì, va bene, vieni sul quadro così capisco se vieni sul quadro, capisco cosa devo fare. Allora, è semplicemente un capolavoro, veramente un capolavoro, bellissimo. Allora, cosa vuol dire? Verso di qua, giusto? Un attimo, con calma, si ottiene tutto. Bene, bene. Allora, vediamo il quadro, per favore. Scusate, ma stiamo cercando di ottimizzare la visione delle opere. Ovviamente, grazie Alessio, è facile capire che non potevamo mettere i chiodi e martello su queste splendide pareti, per cui era impossibile. La famiglia che ci ospita ci ha fornito dei cavalletti, però sapete quanta fatica facciamo anche in galleria, anche quando siamo in galleria, a mostrarvi i quadri antichi hanno bisogno delle luci di casa vostra. Allora, cominciamo da lei, che è l'opera numero numero 68, giusto? Ok. Allora, mamma mia, perché, scusate un attimo, allora, come faccio io a lavorare con un misterio, con questo modo? Allora, numero 68, Nazareno Cipriani. È questa splendida Venezia di Nazareno Cipriani, bellissima, firmata da Nazareno Cipriani. Allora, più di una volta vi ho offerto delle Venezie molto belle, splendide. Questa è firmata da Nazareno Cipriani. Per chi non lo sapesse, Cipriani è una delle famiglie più importanti veneziane e questo è un capolavoro di Nazareno Cipriani, bellissima, firmata da lui in basso a destra, perché di Venezia ne potete trovare assai, ma trovare questa non è facile. Ecco perché l'opera ha una stima di 22.000 euro. Nonostante questo, il prezzo lo fate voi. Ma potete fare voi il prezzo se volete, anche grazie Alessio per l'opera numero 16. Cipriani, penso. Cioè si studia, è sui libri di storia Nazareno Cipriani, va bene? Ok, tanto per dirvene uno. Potete fare voi il prezzo se volete anche per questo dipinto di Matteo Olivero, ed è questo dipinto orientalista di Matteo Olivero. Ho già avuto modo di presentare delle cose di Olivero. Questo è veramente bellissimo, questo quadro. Guardate la meraviglia di come è dipinto. Che bellezza la luce e la profondità che ha. Allora, l'opera in visione, la stima in questo caso del numero 16 è di, dai 18 ai 22 mila euro. Parliamo di Matteo Olivero, Moschea con minareto in paesaggio orientale, gran bel quadro. Ma potete fare voi il prezzo per quest'altro straordinario pittore siciliano, molto famoso e molto quotato, che è Vincenzo Udine. L'opera è l'opera numero 109. Un secondo. Ok. Paesaggio costiero, siamo nell'Ottocento e costa 7.500 euro. Era che luce, che è favolosa. E adesso, amici, cosa mi dite di questo straordinario dipinto che è il numero 48, invece firmato
da Raffaello Sorbi. E qui parliamo di un altro grandioso nome. L'opera è firmata da Sorbi in basso a destra, che racconta questo Rigoletto. Per Raffaello Sorbi, siamo ancora ovviamente nell'Ottocento e alla fine dell'Ottocento, l'opera costa 12.000 euro. Raffaello Sorbi ad olio, il prezzo lo fate voi. Potete fare voi il prezzo se volete, scusate, anche per l'opera numero 75, ed è questo fondale marino con pesci. È meraviglioso questo quadro, che vedete, sembra di appendere a parete un acquario, ed è l'opera in visione che è stata valutata 2.200 euro. Bene, fate voi il prezzo, grazie Alessio, per una di queste opere, per più di una. Pensa che Raffaello Sorbi ha delle quotazioni pazzesche, davvero straordinaria la sua pittura. Poi, cosa dire, Vincenzo Udine, bello questo dipinto di una firma così importante. E poi bella Venezia del Cipriani, facciamo festa stasera, veramente un capolavoro. Allora, quanto mi offrite? Fate voi il prezzo. Grazie. Io, scusatemi, davvero, sono incantato della bellezza di questa Venezia, perché tutta la vita che vendo Venezia, e chissà quante ne avete viste di Venezia, ma così bella, firmata da lui. Cioè, le Venezie dei Cipriani sono veramente nei palazzi veneziani, cioè una cosa incredibile. Splendida, veramente, pensa cosa vale poi. Vabbè, fate voi il prezzo, forza, a voi. Per il quadro di Udine, 1.500 euro. Per il numero? Per l'opera di Vincenzo Udine, l'offerta più alta pervenuta, perché Mario, sai, vi spiego come funziona. Io, quando faccio vedere le opere, voi già cominciate a scrivere, mandare messaggi al 366 7121730, telefonate, eccetera. Poi loro, a un certo punto, a Centralino, passano le offerte più alte pervenute. Cioè, e l'offerta più alta pervenuta per un dipinto ad olio di Vincenzo Udine, così bello e luminoso, è di soltanto 1.500 euro. Basta? Per l'opera numero 68, 2.000 euro. La 68? Sì, buonanotte. Voleva dire 20.000? È una Venezia del Cipriani, firmata da lui. Sono cose di uno, se ne può solo immaginare. 2.000. Per il Sorbi, 2.500 euro. Non ho capito. Per l'opera di Raffaello Sorbi, 2.500 euro soltanto, nonostante la firma di questo grande artista e la bellezza di questo Rigoletto. 2.500 euro soltanto per lui. Quindi in gara abbiamo Raffaello Sorbi, Vincenzo Udine e la splendida Venezia del Cipriani, giusto? Nessuna offerta per questo paesaggio orientale di Olivero, un altro delle grandi firme. È così bello e prezioso questo quadro. Allora, scusate, vai pure sulle altre due. Quindi devo assegnare, succede, sì, figuriamoci un attimo.
Ma sempre più giù. Guarda un po'. Si vede? Allora, sono tre le opere in gara. Una Venezia firmata da Cipriani, così bella. Siamo a 2000 per lei, 1500 Vincenzo Udine, 2005 per Raffaello Sorbi, questo Rigoletto. Per tutte e tre le opere, amici. Cioè, la cosa è veramente incredibile. Stiamo offrendo delle opere importanti, con firme così prestigiose, a prezzi impossibili. Queste non sono opere in vendita, non le trovi nelle gallerie d'arte, nelle televendite. No, no, solo in casa di gente meravigliosa come questa. Boh. 2005, 1005, 2000. Amici, 20 secondi, assegniamo tutte e tre le opere. 20 secondi. Mi vai su quella Venezia, per favore, mi sembra di sognare, a me giuro. Una Venezia firmata da Cipriani, così bella. Pensa cosa vale questo quadro. Signore, signori, per tutte e tre le opere in gara, chi di voi si assegna questo quadro, poi si ricordi di Orlando, mi raccomando. 10 secondi, siamo a 2000, 1005 e 2005, 9 secondi, 8, 7, 6, per il Sorbi, 2800 euro, 5, per l'opera di Cipriani, 2200. No, non si fa così, non si fa così. 3 secondi per l'opera di Vincenzo Udine. Per Udine, 1800 euro. 1800 per Udine. 2002 per Cipriani, 1800 e Raffaello Sorbi, 2008. Capisco, meno che dicano, davvero, assurdo. ...2005 per la Venezia di Cipriani. 2005. 2007 per la Venezia. 2007. Grazie, grazie Alessio. 2007 per la Venezia del Cipriani. Io penso a chi di voi dice, io sono quasi sicuro che c'è chi tra voi ne ha 7, 8, 10 di Venezia. È firmata dal Cipriani! Ma Dio mio, un attimo di senso davvero. Costa una follia un quadro così. Ah. 10 secondi per Raffaello Sorbi e Vincenzo Udine. 9. 8. 7. 6. Per Udine 2000 euro. Perché che ha detto? 2000 euro per Vincenzo Udine. 3000 euro per Sorbi. 3000 per Sorbi, 20 secondi. 10 secondi. 10 secondi. Per una Venezia firmata da Cipriani, vera, certificata, espertizzata. 9. 3000 euro per la Venezia di Cipriani. 3000 euro. Siamo a un settimo rispetto a quello che vale, renditi conto. Entra nel quadro, per favore. 20 secondi anche per lei. 3000. No, tu guarda la luce che ha questo quadro.
La bellezza, vabbè, ne avremo viste migliaia di Venezie. Guarda una Venezia del Cipriani, cos'è? Dieci secondi. 3.500 per Rigoletto. 3.500 per l'opera di Sorbi. Ripartono 20 secondi. 3.300 invece per la Venezia del Cipriani. 3.300? 3.300. Per l'opera numero 109, 2.200 euro. Per Vincenzo Udine, 2.200 ha detto? 2.200. Si può eliminare questo eco terribile, guarda, piuttosto spegnere. Eh? Boh, va bene, scusate. 20 secondi, non mi ricordo più le offerte. Ale, scusa, per il Rigoletto siamo a 4.000 euro. 4.000 per Rigoletto, 20 secondi, 2.500 per Udine, 2.200 per Udine e 3.000. 3.003 per l'opera di Cipriani. Sembra poco. 10 secondi. 3.300 per l'opera di Cipriani, 2.500 per l'opera di Vincenzo Udine, perdonami, 2.200 per Vincenzo Udine e 4.000 per la splendida opera di Raffaello Sorbi che racconta la figura di Rigoletto. 9 secondi per tutte e tre le opere. 8. 7, 6, scusate, 5, 4, 3, 2, 1, vado? Per la Venezia 3.500 euro. Assegnato Raffaello Sorbi e state facendo un po' di fatica a fare le offerte per la Venezia del Cipriani, è una cosa indescrivibile. Allora, per carità di Dio, io l'unica cosa che conosco è la storia dell'arte del Novecento, quindi per carità, io posso capire, no? Dice, no Orlando, ma io non sono esperto di Ottocento, ma non lo sono neanch'io. Ma credo che parlare di Cipriani a Venezia sia qualcosa di molto famoso quando si parla di uno dei più grandi maestri che ha dipinto le Venezie più famose del mondo. Costa 25.000 euro quel quadro. 2.000, no, quanto siamo? 3.008 per la Venezia. Senti qua, 3.008. Ai, ai, ai. Allora, è l'unica opera in gara, Alessio. Ma non dimenticate, qualcuno di voi può fare ancora il prezzo, se vuole, anche per questa importante opera di Oliviero. Come avete fatto a farcela stare? Ok. Che andiamo a rivedere. Eh? È un grattage dell'orecchio.
Grazie Alessio. 10 secondi per la splendida Venezia dei Cipriani. Siamo a 3.008. Io ora, se tu oggi, se scendi a Venezia, ci sono i chioschetti dei pittori di strada, che io rispetto ovviamente, li chiedi un olio su tela così ti chiedono di più. Va bene? Va bene. 9 secondi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I migliori complimenti. Un pezzo così importante a un prezzo simile. Allora, assegnato, assegnato, assegnato. Olivero, se volete fate un'offerta, altrimenti dimenticatelo. E lo stesso vale per questo dipinto che racconta un fondale marino. Noi andiamo a parlare della, grazie Gloria, della un'altra tranche. E adesso, amici, andiamo a sentire il profumo del mare in questo capolavoro, perché raccontano dei luoghi più belli al mondo. Ed è questo lotto numero 110 e chiaramente stiamo parlando della costiera amalfitana. Allora, siamo in costiera, è un quadro così bello. È questo dipinto firmato da Jacopo Simeon. Oh no, oh, attribuito addirittura. Ok. No, no, non è attribuito, è firmato da Simeon. In basso a destra, firmato da lui. Ed è questo splendido veduto della costiera. Che bello, veramente mettere questo quadro in parete è una finestra sulla costiera amalfitana, numero 110, costa 7.500 euro, il prezzo lo fate voi e lo potete fare voi se volete, anche per queste barche, è il dipinto, grazie, vediamo il quadro, numero 63, firmato da Rocco Lentini, grande firma siciliana. Rocco Lentini è l'otto numero 63. Un secondo. Ok. Ok. La stima è di 4.000-4.500 euro, il prezzo lo fate voi. Cosa mi dite poi dell'opera numero 67? Allora, questa acquaiola al pozzo è un capolavoro, ora spero si veda bene in televisione, è un capolavoro firmato niente meno che da Antonio Fontanesi. Altro nome eccellente, Antonio Fontanesi, meraviglioso, dipinto il numero 67, per arrivare poi all'opera numero 96, ed è questo ritratto di nobildonna con cappello con i fiori, numero 96, molto boldiniano, è vero? Firmato da Chantron Pastic. Allora, è un artista francese che ha dipinto quest'opera. La stima è di 4.000 euro, nonostante questo il prezzo lo fate voi. E lo potete fare voi se volete anche per questo cagnolone che probabilmente sta aspettando il ritorno del suo padrone. Purtroppo, vede, c'è anche, trova la giacca e il fucile, l'arpione probabilmente di questo, ma che bello è questo quadro,
Vedi questo cagnolone che aspetta il suo padrone, ma purtroppo alla deriva arriva solo la sua giacca e lui capisce che qualcosa non va. E l'opera numero uno, Karl Reichert. Ok, l'opera in visione è una tavola, costa 3.000 euro ed è firmato da Karl Reichert in basso a destra. E potete fare voi il prezzo, se volete, anche per l'opera numero 44. Allora, osservate per favore la bellezza e la ricchezza di questo quadro, perché è qualcosa di meraviglioso. Una fioritura, la scultura antica, vedete nella parte, scusi, una nobile abitazione, e ancora la bellezza di questi fiori e la cornice coeva, anch'essa dipinta, cioè fanno di questo quadro, allora, siamo all'interno di una abitazione privata, di questa importante famiglia siciliana che ha sempre acquistato quadri in giro per tutta l'Europa da antiquari, chissà da quali importanti, e chiaramente scelti con un gusto davvero unico. Guardate la bellezza di questo quadro, che non racconta semplicemente la frutta, i fiori, ma l'architettura, la scultura antica. Che quadro meraviglioso è lui, ed è, digli che sono, grazie, ed è l'opera numero 44, la stima di 15.000 euro, il prezzo lo fate voi anche per lui. Allora, riassumendo, grazie Alessio, potete fare voi il prezzo per questa splendida opera che racconta il profumo della costiera amalfitana, l'importante dipinto del Fontanesi, firmato da Fontanesi, numero 67, questa acquaiola, l'opera di Rocco Lentini, numero 63, Karl Reichert, il numero 1, il dipinto boldiniano, il numero 96, e quella eccezionale opera, bella davvero, mi piace molto questo fiore, frutta e architettura. Fate voi il prezzo. Veramente bella, quest'opera racconta la costiera amalfitana in maniera eccezionale ed è il dipinto numero 110. Attenzione, poi, ecco, mi facevano notare che quest'opera di Rocco Lentini ha questa dottor professor Fabio Lentini, Baruffe Chiozzotte, giusto? Del 1931. Galleria d'arte civica di Palermo, però un pezzo così importante, ma attenzione poi a questo dipinto di Karl Reichert, che è firmato da lui, dove c'è ancora, c'è, vedete, l'antiquario dove è stato acquistato da questa famiglia, ed è il dipinto numero uno. Allora, dicano tutto. Ecco, beh, tu guarda com'è dipinto questo quadro. Questo è un San Bernardo, vedi? Mi sembra almeno. Cosa mi dite? 2.000 euro per l'opera di Lentini. Rocco Lentini, un pezzo così bello,
2.000 euro soltanto. 63. Per l'opera numero 110, 1.200 euro. 1.200 per il 110, per questa splendida veduta della costiera amalfitana. 1.200 euro soltanto. Basta? Per l'opera numero 67, l'acquaiola al pozzo, 2.500 euro. Per l'opera del Fontanesi, questa acquaiola al pozzo, un quadro importante, una grande firma. Per lui abbiamo detto l'offerta più alta, quanto hai detto, scusa? 2.500. Basta? Per il 96, 1.500 euro. 1.500 per il ritratto boldiniano, per l'opera 96. 1.500 anche per il fiore, numero 44. Non ho capito, perdonami. 1.500, fiore numero 44. Ma cosa state dicendo? Amici, per cortesia, fate i bravi, su, dai. Non scherziamo, solo quella cornice coeva tutta dipinta a mano costa 7-8 mila euro, dai. E basta, basta. 1.500. Che bellezza questo quadro. Splendido. Basta? Allora, riassumendo, Nicola, Nicolino, Nicola, mi ricordi per favore le offerte? Per tutte le opere, allora. Per il 110, 1.500 euro. 1.500 per l'opera numero 10, 110, per il per questa acquaiola al pozzo firmato dal Fontanesi. Fontanesi è una firma eccellente. Prezzo? 2.500, senti qua. Per l'opera di Rocco Lentini, così importante, siamo a soltanto 2.000. Per il ritratto boldiniano, 96, 1.500. E udite, udite, un capolavoro come questo. Questo vuol dire veramente arredare una casa con gusto, con eleganza e con un'opera meravigliosa. Da 1.500 euro. Ridicolo. Per tutte le opere in gara diamo 20 secondi e le assegniamo 20 secondi, dimmi te, 1.500, 2.000, 2.000, 1.500, 1.500. Carelliamo sui dipinti, per favore. Signore, signori, per tutte le opere in gara diamo gli ultimi 10 secondi. Lo ripeto per chi non avesse mai chiamato questo numero. Voi non state acquistando niente, semplicemente avendo la possibilità di rivedere un'opera che vi piace al prezzo che volete voi, per volontà dei proprietari di questi beni. Proprietari di questi beni voglia realizzare velocemente. 10 secondi, attenti. 1.500, 2.000, 2.000, 1.500, 1.500, 8 secondi, 7, 6. 2.700 per l'acquaiola al pozzo. Per l'opera di Fontanesi, 2007. 5. Per Lentini, 2.200 euro. Per? 2002 per Lentini, 3 secondi. 1.700 per il ritratto di Nobildonna. 1.700 per il dipinto boldiniano. Attenti, 2 secondi. Per il fiore, 1.800. Ma che 1.800? Ma almeno offrite quello che costa la cornice, almeno. Non mi sembra di chiedervi assai. 1.800, è bellissimo il quadro.
1800-1722-27, assegnata l'opera di, della splendida veduta della costiera amalfitana. Restano in gara questi quadri. E tra poco ne vedremo altri 5. Signore, signori, per tutte le opere in gara diamo 10 secondi. Per l'opera di Fontanesi 2007, per Rocco Lentini 2-2, il dipinto boldiniano 1007, 1008 per questa meraviglia. 9. 2000 euro per il fiore. 2000 euro per il... non siamo ancora al prezzo della cornice. 3000 euro per il 67. 3000 per il Fontanesi, ripartono 20 secondi per... Berlentini, 2500 euro. Per la Nobildonna, 2000 euro. 20 secondi. Ve lo ripeto ancora una volta, per favore, non aspettate gli ultimi secondi, perché loro non riescono poi a rispondervi a tutti. Voi siete tanti, di questo vi ringrazio. Però se ci chiamate tutti insieme, ripeto, è un problema poi gestire tutte le telefonate. Chissà se mi ascolteranno almeno adesso. Allora, non ricordo più. 2000, certo, questo me lo ricordo. 2000 per questa meraviglia. Il numero 44. Poi. Non ricordo. Per il 96 siamo... 2000 per il 96, 3,5 per il 67, 2,5 per il 63. Va bene, signore e signori, per tutte le opere 10 secondi e assegniamo. Assurdo, c'è veramente un pezzo come questo? Ma dimmi te, ma guarda qua, anche un'iscrizione qua, certo. 2000 euro. Guarda che meraviglia di quadro è questo. Vabbè, 20 secondi assegniamo, 10 secondi assegniamo tutte le opere. 9, 8, 7, 6, scusate, 5, 4, 3, 2, 1. Complimenti, complimenti davvero. Allora Alessio, prima di passare alla prossima tranche di altri 5 dipinti, io voglio chiarire un attimo un'idea, non diamo mai per scontato, ora per carità, questa missione è sempre molto seguita, ma è giusto che io ricordi a tutti voi quello che accade questa sera. Allora, intanto siete in compagnia di Alessandro Orlando e questa è la Galleria Orlando, una galleria che nasce a Firenze nel 1959. Io faccio questo mestiere da 37 anni, sono 37 anni che entro in casa vostra ogni sera, ho lavorato per moltissimi anni per altri, poi 10 anni fa mi sono messo in proprio, all'età di 50 anni mi sono fatto questo regalo e ho deciso di lasciare l'azienda per la quale lavoravo e non ho potuto farlo prima per motivi contrattuali. E ho acceso la mia rete che si chiama come la mia famiglia, quindi ho aperto la mia galleria e la mia idea era quella di fare una galleria con televisione, bene, perché era la cosa che mi piaceva fare, perché in realtà volevo fare il gallerista, perché mio padre questo mi ha insegnato, mio padre non sapeva cosa era una telecamera, diciamo, no? Per cui televisione no. Però facendo televisione da così tanti anni ho detto perché non fare, continuare a fare televisione, perché ho un pubblico che mi segue da tanti anni. Poi ho acceso la mia rete e ho fatto la televisione che avrei sempre voluto fare.
L'idea del BITS è questa cosa che mi è venuta per dare un servizio, un aiuto a chi vuole vendere velocemente opere d'arte. E noi facciamo questa missione ogni tanto, si chiama Gallery BITS, quando lo facciamo dalla galleria dove arrivano tante opere ogni giorno, in questi giorni che siamo distanti dalla galleria Orlando, la sede che è a Pietrasanta in Toscana, mentre io sono qua, stanno arrivando tantissime opere di tanti amici collezionisti che vogliono dare le opere per poter realizzare velocemente, perché poi accade tutto in questo senso, perché i collezionisti danno le opere a Orlando, le danno a me perché con me è tutto molto più veloce, più rapido. Se tu vuoi vendere un'opera d'arte devi rivolgerti a una casa d'aste, ce ne sono migliaia, quante ne vuoi, ma molto costose. Inoltre devi aspettare la data della casa d'asta, devi aspettare, devi portare l'opera fisicamente alla casa d'asta, bene, e devi aspettare la data dell'asta e il pagamento della casa d'asta e talvolta pagare un 40% alla casa d'asta, bene, cosa che con Orlando questo non esiste, è tutto molto più veloce. Certo, chi affida le opere a Orlando prende molti meno soldi rispetto a se li mantesse in una casa d'asta, ma ne è consapevole, ma li prende subito anche se voi pagate nel tempo, perché questa è la cosa che piace a tutti voi di questa trasmissione. Il fatto, voi ovviamente fate i vostri affari migliori della vostra vita con l'arte e i proprietari di questi quadri non hanno tempo da perdere, vendono velocemente, prendendo pochi soldi per colpa vostra, anche se voi pagate nel tempo. Questo è il segreto del successo di questa trasmissione. Noi lo facciamo spesso in galleria, si chiama Gallery BITS, BITS è l'acronimo di business, oppure quando siamo in giro per l'Italia, in questo caso siamo nella splendida terra di Sicilia e siamo ospiti di questa famiglia in una delle dimore di proprietà di questa famiglia che mette a disposizione a voi la propria collezione. E questa sera, in special modo poi con queste opere magnifiche, voi non avete nessun limite, potete assegnarvi tutte le opere che volete, rivederle con più calma o a casa vostra, in tutta Italia, dovunque abitate, noi ve le portiamo, quando avete tempo e voglia le vedete, se vi piacciono le acquistate, non vi piacciono le riporto alla proprietà e voi non avete speso neanche un centesimo, oppure venite a trovarci in galleria Pietrasanta in Toscana, ci fa sempre piacere a vederli e poi deciderete. Ma ripeto, voi comunque non avete nessun obbligo all'acquisto. Chiaro, i proprietari di questi quadri firmano a Orlando una liberatoria che mi consente di assegnarli al maggior offerente, ma voi non avete nessun obbligo. E ricordo che se, ho detto se, decidete di acquistare, siete voi a decidere come pagare, quando pagare, in che modo pagare e con che sistema. Adesso non pagate niente e proseguiamo la nostra serata prima del coffee time e andiamo a vedere un capolavoro di Antonio Sciacca. Antonio Sciacca, del suo periodo metafisico, queste bambole lignee molto importanti, è un olio su tela del grande Sciacca, che misura 1,80 m e che in galleria un pezzo così di questo periodo facilmente valutabile intorno ai 5.000-5.500 euro. Gran bel quadro, lui è il grande Antonio Sciacca. Ma poi cosa mi dite di questo dipinto ad olio di Cesare Maggi, firmato da Cesare Maggi in basso a destra e datato 1947, dell'opera numero 23. Arrivo. Ok, la stima in questo caso è di 15.000 euro e l'opera è corredata, grazie, anche da questo importante expertise del professor, firmato dal professor Claudio Strinati, che appunto racconta l'importanza del quadro e la sua bellezza anche, e l'expertise del professor Strinati viene consegnata a voi insieme al dipinto. La stima è di 15.000 euro, il prezzo lo fate voi, anche per lui. Bellissimo quadro. Andiamo poi a vedere l'opera numero 71 e la vediamo, ed è questo dipinto ad olio numero 71 firmato da Anatoly Ivanovich, questa scena di campagna, l'opera in visione, che bella, dà un senso di profumi della campagna. La stima di 2.500 euro,
il prezzo lo fate voi anche per lui, e lo potete fare voi, se volete, anche per l'opera numero 90. Un secondo solo. Ed è questa veduta di un porto di Napoli, del Golfo di Napoli, col Vesuvio, stupenda, attenti amici, perché è una tempera. Oh, scusate, l'opera è stata protetta con un vetro e crea dei riflessi indesiderati, ma è qualcosa di meraviglioso come è dipinta. Vi invito a vederla a casa vostra, tanto non avete nessun obbligo all'acquisto, ma tu guarda come è dipinto questo quadro. Mamma mia, che bella che è. Grazie Nicola. Ma c'è ancora un quadro che credo vi lascerà senza fiato. Oh mamma mia, che spettacolo, amici. Allora, si tratta del dipinto numero 57 ed è questa eccezionale scena di corte. Allora, io ripeto ancora una volta, siamo nella prima metà del Settecento e il quadro è un capolavoro e va bene, su questo siamo tutti d'accordo. Allora, è una scena di corte importante perché vedete, scusa, non riesco a descriverlo se sto di qua perché non vedo il quadro. Allora, ok, osservate la scena, la cosa meravigliosa di quello che accade. Questo messere, vedete, questo ambasciatore sta leggendo una lettera, legge questa lettera, questa, la madre, vedete, questa signora che si dispera, l'altra che lo implora di smettere di leggere questa lettera. Io non so se si vede, non si può. Scusate, io non riesco. C'è un problema, se io sono di qua non vedo il quadro e non posso descriverlo. Ok, è una cosa incredibile. Allora, non vedo perché c'è la luce che riflette, poi voglio dire. Ok, non so come fare perché vorrei spiegare quello che sta accadendo, è una scena stupenda. Guardate lei a sinistra che dice non voglio sentire queste parole, qui è un'opera eccezionale. Lei, la regina madre, che sta seduta, ascolta, guarda la scena imperterrita, perché lei ha il ruolo di essere un qualcosa di solido, in cui gli altri possono disperarsi, lei no, invece è solida, di fronte a tutti, e deve mantenere la calma. E la bellezza di tutta la scena, c'è qua un altro momento eccezionale di lui, ma guarda se devo impazzire per mostrarvi, raccontarvi un quadro, ed è la bellezza di lui che ascolta in parterre. È una scena eccezionale. Non a caso questo quadro, il numero 57, costa 25.000 euro. Va bene? Il prezzo lo fate voi. Lo dedico a chi di voi vuole qualcosa in più da un dipinto. Non solo che sia un dipinto splendido, che sia importante, che sia di alta epoca, la cornice poi è coeva, ed è un valore aggiunto, ma vuole un quadro che parli, che racconti. È un capolavoro. Vabbè.
prezzo lo fate voi. Poi, dicevamo, splendida la tempera che racconta questa luna sul Golfo di Napoli, poi l'opera di Ivanovich, l'opera di Maggier espertizzata e l'opera di Antonio Sciacca del periodo metafisico. Fate voi il prezzo. Quanto mi offrite? Meraviglioso. Quanto mi offrite? Quanto mi offrite? Fate voi il prezzo. Scusa Alessandro, ma per la scena di corte è appena arrivata un'offerta di 2.000 euro. 2.000 euro. Questo è uno di quei momenti in cui davvero avrei preferito che non aveste fatto offerte, non si fanno offerte simili. L'opera è veramente un capolavoro. Quindi, grazie. Poi, basta? Dai, che non abbiamo tempo da perdere. 2.500 per la scena di corte. Quanto? Non siamo ancora al prezzo della cornice, il quadro è un capolavoro. Per l'opera di Sciacca, 1.500 euro. 1.500 per l'importante dipinto di Antonio Sciacca, periodo metafisico. È molto importante questo quadro, stupendo. E sono le famose bambole lignee che lui ha fatto tutta una mostra dedicata a queste. 1.500 euro soltanto. Gran bel quadro, gran bel quadro. Grazie Nicola. Allora, scusa, siamo... Alessandro, anche per il numero 90 c'è un'offerta di 1.200 euro. Cos'è, una cartolina di Napoli? Cioè, cos'è? Souvenir di Napoli? Ma che 1.200? 1.200 dovete offrirle per una stampa. Questo è dipinto. È dipinto in maniera eccellente. 1.200. La cartolina di Napoli hanno fatto il prezzo. 1.200 euro. Guarda che quadro è questo. Dio mio, che bellezza. Vai sul Vesuvio, 1.200 euro. Ai, ai, ai. Gara, quindi, riassumendo, in gara abbiamo uno dei quadri davvero più affascinanti e interessanti di questa bella serata. Per lui siamo a soltanto 2.500 euro, 2,5, 1.200, poi, grazie, basta? Hai 1.500. L'opera di Sciacca. Allora, sono in gara. Vai pure sulle altre due, così avvicino i dipinti in gara. Oh, mamma mia.
Sono in gara queste tre opere. Ok, chissà se si vedono, sono un po' sdraiato. Vabbè, grazie Alessio. Ma com'è bello questo quadro. Così interessante, intenso. Giochi di sguardi, di ruoli anche all'interno di una corte. Vabbè sì, 2500 lo sto anche a parlare. Allora, 2005, 1200, 1500. 20 secondi, le assegniamo tutti e tre. 20 secondi, amici. E le assegniamo. Signore, signori, per tutte le opere in gara, anche per lei, diamo gli ultimi 10 secondi. Bellissimo. Raramente si vedono quadri così. Vabbè. 9 secondi per tutte e tre le opere. Mi sposto di qua. 8. Scusate. 7. 1800 per l'opera di Sciacca. 1800 euro per l'opera di Antonio Sciacca. Ripartono 20 secondi. 5 secondi per la splendida veduta del Golfo di Napoli. Scena di corte, 2500 euro. 2500 c'è già, dica 3000. Quanto? 2007. 1400 per il paesaggio numero 90. 1400 per la tempera. E 2007 per un quadro del Settecento così interessante. 2007, 1400, 1800. Ripartono 20 secondi per tutti e tre i quadri. E coffee time. Possibile fare coffee time? Grazie. Siamo a soltanto 2700 euro per un quadro stupendo come questo. Che bello è questo quadro, mi piace tanto. Penso si sia capito. 2,7, 1400, 1800. Per tutte e tre le opere 10 secondi, amici. E assegniamo tutte e tre le opere. 3000 euro per la scena di corte. 3000? 3000 per la scena di corte, 20 secondi, per le due opere, 5 secondi. Per l'opera 4. Di Sciacca, 2000 euro. 2000 euro, ripartono 20 secondi anche per 1600 me. Per il paesaggio. 1600, 2000, 3000, 20 secondi assegniamo. Scusate. Signore, signori, domani sera faremo l'ultima sera da questa abitazione privata splendida e poi accadrà qualcosa di straordinario, grazie Alessio, perché da domani sera saremo ancora in questa abitazione privata, in questa bella terra di Sicilia. Da mercoledì saremo in un'altra proprietà di questa famiglia, dove parleremo di anche di oggettistica, se ho capito bene. I proprietari hanno più case, hanno più abitazioni, più dimore. E tra l'altro hanno case a Londra, hanno case in tutta Europa,
a Parigi, a Vienna hanno abitazioni. Immaginate che proprietà immensa. E da mercoledì sera saremo ancora in Sicilia, in un'altra dimora, in un'altra proprietà di questa famiglia, dove vedrete altri lotti. Domani sera invece saremo ancora qua per vedere gli altri 40 quadri che non avete visto stasera. 5 secondi per tutte e tre le opere. 2000 per l'opera di Sciacca, 1006 per questa tempera contro il Golfo di Napoli e la scena di corte 3000 soltanto. 5 secondi, 4, 3, 2, 1. Tutte e tre assegnati, complimenti. Voglio sapere dove va quel quadro, non adesso, più tardi, perché lo voglio rivedere quel quadro. Ok, andiamo avanti e lo facciamo con altri dipinti. Tra poco andrà in scena il super top lot di stanotte e avrete forti brividi, vi assicuro. Intanto andiamo a Roma e andiamo a incontrare, a sentire il profumo di un uomo che ha dipinto i più bei fiori nel 1600 a Roma. Lui si chiamava Mario Nuzzi, ma erano così belli i suoi fiori che viene chiamato Mario de Fiori. Ma attenzione, perché al centro, in mezzo a questi fiori meravigliosi, appare un San Giovanni che è qualcosa di meraviglioso. Oh mamma mia, siamo nel 1600 a Roma, è uno di quei pezzi davvero da copertina, da enciclopedia di storia dell'arte. Avvicinati Alessio e illumina lo schermo dei nostri amici di questo capolavoro. Semplicemente 58. Numero di archivio numero 58. Grazie mille. Grazie. Numero 58. Allora. Ecco. È qualcosa di meraviglioso. Con la sua edicola, attenzione. Arrivo subito. Dunque. La stima che vi consegniamo di questo quadro va dai 25 ai 30 mila euro. Il prezzo lo fate voi. Pensa veramente a quale soddisfazione mettere in collezione, nel patrimonio della vostra famiglia, far entrare un pezzo come questo. Per favore Alessio, dedichiamo a lui ancora un istante perché se lo merita, prima di andare a vedere il prossimo dipinto, e cioè l'opera di Federico Andreotti, questa scena galante, e questo dipinto ad olio firmato da Federico Andreotti in basso a destra. È il numero 15 e... Ah, questo è mio? No, tuo. Costa 4.500 euro, il prezzo lo fate voi e lo potete fare voi se volete anche... Scusate, per il dipinto numero 34... firmato da Joseph Farquharson ed è questo paesaggio con alberi stimato 5.000-6.000 euro. Che bel quadro è questo. Potete fare voi il prezzo se volete anche per questa antica icona russa con la rizza in argento, che è la numero 102. J'arrive un momento. Ok. Metallo, va bene. Siamo nella prima metà del 1700, costa 4.500 euro. Il prezzo lo fate voi e lo potete fare voi, se volete, anche per questa antica icona russa
piccola ma molto preziosa della madre dei Sette Dolori, siamo ancora nei primi anni del Settecento, che costa 3.500 euro. Anche in questo caso il prezzo lo fate voi, ma potete fare voi il prezzo se volete anche per l'eccezionale dipinto numero 65, che è questa marina con velieri e personaggi di grande fascino. L'opera in visione, la stima in questo caso è di 7.500 euro, il prezzo lo fate voi. Quindi, grazie Alessio, fate voi il prezzo per uno di questi quadri o per più di uno. Io sono incantato dalla bellezza di quest'opera veramente eccezionale. Alessio, puoi fare un primo piano del San Giovanni? San Giovannino è di una bellezza. E poi i fiori del Nuzzi, che cosa sono? Grazie, Glory. Fate voi il prezzo. $2.200 per il numero 58. $2.200? Assurdo, forse è offensivo. Questi sono i momenti in cui il mio lavoro non mi piace. È ridicolo. È un'offerta ridicola. 2.500 per Nuzzi. Ridicolo. Ancora più ridicolo. Solo questa edicola, che è uno spettacolo, vale 10.000 euro. E il quadro? Via. Alessandro, per il Nuzzi abbiamo un'offerta di 3.000 euro. Sì, va bene. Ma che volete? La televisione anni 80? Volete il presentatore? Che siete, di quelli che offrono quando il presentatore si inalbera? Io mi chiamo Alessandro Orlando e sono dell'idea che l'educazione salverà il mondo. E non fate così, non mi piace questa cosa. La televisione urlata, e che facciamo? La Galleria Orlando ha uno stile e ce l'avrà tutta la vita, però non si può sentire cifre simili, dai. 3.000 euro, che vuol dire? Cioè, poi, mica lo state comprando. Non è che state tirando fuori il libretto rassegni o facendo un bonifico. State semplicemente dicendo, Alessandro, lo voglio rivedere a 10.000, a 15. Ne vale 30 un quadro così. Cosa avete da perdere? 3.000. Poi, rivediamo. Le icone da rivedere per Nicola, prego. $1.500 per il numero 102. Per l'antica icona russa 102 quanto? $1.500. Basta? Per il numero 101, $1.200 euro. $1.200 per il 101. Gara! Nessuna offerta per l'opera di Andreotti? Scusate, per il paesaggio luminoso e per la marina con personaggi. 3.000. Quindi al momento, grazie Alessio, in gara abbiamo le due antiche icone
bellissime. La dormizione di Maria. E un capolavoro come questo, per lui siamo a 3.000. 3.000. €3.500 per il Nuzzi. Allora, €3.000, non ho capito. Tre e mezzo. Tre e mezzo. 1.500, 1.200. Voglio ricordare, a chi ancora non lo sapesse, che assegnarsi un quadro vuol dire solo poterlo rivedere e siete voi a decidere quando e dove. E quello che dico è messo per iscritto ai termini di legge. L'opera è espertizzata, certificata e consegnata a voi. Se vi piace l'acquistate, la pagate come volete, quando volete, in quanto tempo volete, con che sistema volete. Non vi piace, la ridò alla proprietà, non avete speso neanche un centesimo. Ma un capolavoro come questo... Siamo a 3.500, con la sua cornice, con la sua edicola coeva. Sì? Scusa Orlando, per l'icona €1.500. Per? 1.500 per la 101, 1.500 anche per la 102 e 3.500 per il capolavoro, numero 58, per tutte e tre le opere. Diamo 20 secondi e le assegniamo. Vabbè, 20 secondi e assegniamo tutte e tre le opere. 20 secondi. Che spettacolo in quest'opera. Andate veramente orgogliosi di avere un quadro come questo, perché è bellissimo. Bellissimo. Diamo per questa meraviglia un San Giovanni con i fiori più belli del 1600, diamo gli ultimi 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5. Vai. 3.009 per il numero 58. 3.000? 3.009. Assegnate le due icone, resta in gara solo lui. Siamo a soltanto €3.900. Perché 4.000 era un po' caro. 4.000 era un po' caro.
Signore, signori, diamo per lui gli ultimi 10 secondi. 10 secondi. Siamo a 3.009. 9. 4.100 per l'opera di Nuzzi. È la fine del mondo, giuro, è la fine del mondo. 4.100. Ma avete visto la meraviglia di questo quadro? È incredibile. 4.100. Diamo per lui 4.300. 4.300 euro. Ripartono 20 secondi. È splendido, veramente splendido. Signore, signori. Diamo gli ultimi 10 secondi. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1, vado, passare le offerte, 5.000 per il numero. 20 secondi, sono tutti al telefono, vi chiedo scusa, 5.000, ripartono, 20 secondi. Siamo a soltanto 5.000, diamo per lui gli ultimi 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, avanti c'è spazio, 3, 2, 1, complimenti di tutto cuore, è un quadro veramente splendido. Allora, fermo d'immagine, grazie di quest'opera. No, va bene, ok, tanto. Facciamo fermo di quello.
e andiamo a vedere il Super Top Lot di stanotte. Nicolino, fermo d'immagine, grazie. Allora, molto spesso ci sono alcuni di voi, alcuni dei miei clienti, che devo dire molti, che acquistano dipinti antichi da Orlando e poi decidono di rivenderli all'estero. E quindi, in effetti il mercato estero paga bene. E mi chiedete a volte se l'opera gode della libera circolazione, perché se un'opera molto importante non ce l'ha, non può uscire dall'Italia. L'opera che state per vedere è corredato di libera circolazione. Il Ministero per i Beni Culturali attestato di libera circolazione. Ma veniamo al dunque. Dunque, l'opera è stata acquistata a Vienna da questa importante famiglia che ho il piacere di rappresentare e soprattutto essere loro ospite in questa dimora, acquistato a Vienna in questa importante casa d'aste e pagato una cifra molto importante. Qui c'è la ricevuta di acquisto. Inoltre, quello che è fondamentale è capire che ci sono artisti come lui che hanno dipinto spesso alcuni soggetti, fanciulle, giardini, boschi. Ma quando ti trovi di fronte a un capolavoro come questo di Vincenzo Irolli, espertizzato, certificato, con la sua libera circolazione, allora hai di fronte un pezzo che fa la grande differenza. Quindi dimenticate le donnine sedute sulle poltroncine in campagna, dimenticate le figure fatte migliaia di volte dai Rolli, concentratevi su un capolavoro di Vincenzo Irolli, già dotato di libera circolazione per chi di voi fa business con i quadri, e sono tanti. Avvicinati, Alessio.
Spettacolo di quadro. Spettacolo di quadro. Ditemi se avete visto recentemente un Irolli più bello di questo. Io credo di no. È l'opera numero 33 di Archivio. Allora, facciamo un percorso inverso. Quanto costa un dipinto di Vincenzo Irolli? 50-60, diciamo, una cosa del genere. Eh? Una ragazza nel bosco, nel giardino. 50 per 60, quanto costa? Quanto? Vero, eh? Certificato, autenticato. Ora, quanto costa? Sì, autentico, eh? Perché sai, di Rolli ne girano, bene? Questo viene da un'importante famiglia. È un quadro specialmente bello, prezioso. Un 50-60, abbastanza usuale di Rolli, si vende a 12-14 mila. E un capolavoro come questo? Un quadro così di Rolli costa 120 mila euro. È stato acquistato a Vienna, in Dorotheum, pagato 32 mila euro, 25 mila euro più i diritti d'asta. 32.000. Qui c'è la ricevuta che io vi do di Dorotheum, acquistato a 25.000 più i diritti d'asta. Voi quanto mi offrite? Vincenzo Irolli con la libera circolazione. Spettacolo. Bellissimo. Quanto mi offrite? Ce n'è tanti. È semplicemente magnifico. Alessandro, scusa, l'offerta più alta per l'opera in visione è di 15.000 euro. Ma abbiate pazienza, ma se ho appena detto, che 15.000 euro può essere il prezzo di un Vincenzo Rolli abbastanza conosciuto, di una misura carina. Questo è un capolavoro di Rolli, siete d'accordo? Giusto? E l'offerta più alta è 15.000. Allora, andiamo di 5.000 in 5.000. Chi mi offre 20.000? Non chi lo compra, non chi lo paga. Chi mi chiama e dice, Orlando, lo voglio rivedere a 20.000. È stato pagato 32.000 euro in Dorotheum a Vienna. Vi do la ricevuta. Chi mi offre 20?
Ci pensate? 15.000. $17.000 per il quadro in visione. Certo, certo. 17.000. È strepitoso, veramente strepitoso. Ma sai, dipende un po' nella vostra vita che cosa avete deciso di fare, no? Se siete quelli che dicono, dunque, allora, i rolli mi piace. Quindi i rolli lo puoi trovare tutta la vita. Non è un problema trovare i soliti soggetti, ne trovi quanti ne vuoi. E questo? Siamo a soltanto 17.000, amici. Venti secondi. E lo assegniamo. 20 secondi e lo assegniamo. È meraviglioso questo quadro. Signore, signori, 10 secondi. Siamo al prezzo di un quadretto carino di Rolli, non di un capolavoro come questo. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 18.000. È rischioso aspettare gli ultimi secondi su un quadro come questo. È molto rischioso. 18.000. Ripartono 20 secondi. Dai, non perdiamo tempo. Chi mi offre 20.000? Avanti. Un quadro così. Bello, fai un po' te. È veramente meraviglioso. Vincenzo Airoli, così bello. Siamo a soltanto 18.000. Signore, signori, dieci secondi, 9, 8, 7, 6, 5. 20.000. Ci mettete troppo tempo però. 20.000. Ripartono 20 secondi.
Signore e signori, diamo per lui gli ultimi 10 secondi. Siamo a soltanto 20.000 euro per lui. 9. Certo. 8, sì. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ai ai ai. Ai ai ai. Basta? I migliori complimenti, un quadro meraviglioso. Allora, fermi tutti lì perché adesso andiamo a vedere la prima tranche andata in onda circa 3 ore fa, in cui ci sono alcune opere sulle quali potete ancora fare voi il prezzo o, qualora fossero state assegnate, lasciare una seconda chiamata, un secondo interessamento. Appena il mio regista mi dà l'ok, andremo a vederla. Ci siamo? Andiamo a vederla. E allora cominciamo con questo ritratto, che è il numero 12, che è una cosa meravigliosa. Guardate la bellezza di questa fanciulla, con questo vestitino, questo abitino, ma l'espressione di lei, che è veramente qualcosa di meraviglioso, è dolcissima. Poi lo sguardo un po', come dire, ci sembra ci stia quasi rimproverando di quella cosa. Attenzione, ma è bellissimo l'abito che ha, il cappello anche. Ed è questo dipinto ad olio su tela, firmato in alto a destra. Adesso un attimo solo, perché senza schede sono senza. Quindi un attimino. Beh, tra poco sapremo meglio qualcosa in più. Ah, eccola qua, allora, ecco qua, grazie mille. Allora, cominciamo subito, dicevamo il numero 12. Allora, ok, Emil Rau è l'artista, ed è questo ritratto di fanciulla con abiti tradizionali. L'opera ha una stima di 5.000-5.500, il prezzo lo fate voi, ed è questa la prima opera in presentazione. Oh, eccola qua invece questa battaglia molto importante. Perché molto importante? A parte che è di una bellezza incredibile, perché è una battaglia di Jan van Halen. Uno dei grandi firme, uno dei più grandi battaglisti. La cosa eccezionale, vi sarete accorti di questa collezione, è che ci sono delle opere dell'Ottocento molto belle, come questa ad esempio, ma ne abbiamo viste anche altre di sera. Vi annuncio che il top lot di questa sera vi lascerà senza fiato, perché parleremo di un capolavoro di Vincenzo Irolli, vi dico anche il nome perché... Di Rolli, sai, si trovano tante cose, spesso è capitato, queste belle fanciulle, i giardini, personaggi, ma li Rolli di questa sera non ve lo dimenticherete, sarà il super top lot di stanotte. Ma veniamo a noi. Vedete come in questa collezione c'è un'alternanza di soggetti, di periodi, davvero interessante, no? Come siamo passati da un ritratto di giovane fanciulla in abiti tradizionali a una straordinaria battaglia di uno dei più grandi battaglisti, tra i più conosciuti e i più noti, ed è un capolavoro, ripeto, da questa parte, dimmi, ok, ed è questa battaglia di Jan van Halen. L'opera è firmata, chiaro? Quindi opera autografa, e costa 20.000 euro. Ah, ma poi, ora, quello che
Voglio ricordare a tutti voi, quando si parla di opere autografe, dove c'è una firma che attesta l'autenticità, più naturalmente la certificazione, sono quadri che vanno alle stelle in qualunque situazione, eccetto l'Ombiz di Orlando. Allora, però mi raccomando, su un pezzo come questo, fate voi il prezzo, ma fatelo bene. Dedichiamo a lui ancora qualche istante, per favore, perché è bellissima. Mamma mia, che quadro è questo? Capolavoro firmato da Jan van Hallen ed è veramente bellissimo quadro. Poi, dunque, potete fare voi il prezzo se volete, anche per l'opera numero 40, che invece è questo dipinto di Piotr Topolsky, ed è questo vaso con girasoli dipinto in maniera eccezionale. Guardate che spettacolo, la luce, è qualcosa di favoloso questo quadro, veramente bello da impazzire. Infatti la stima è di soltanto 12.000 euro, ma il prezzo lo fate voi. L'opera è firmata in basso a destra da lui. Molto bella anche la cornice che è stata scelta, mi piace perché è veramente bella. Potete fare voi il prezzo se volete, attenti, perché qui di solito all'inizio siete un po' freddini, e già all'inizio invece ci sono dei capolavori come questo. L'opera che vedete qua accanto a me è un'annunciazione di una mi devono spostare continuamente. È un'annunciazione del 1600 di una bellezza inaudita. Guardate la meraviglia del Padre Eterno in alto, l'angelo che annuncia alla Vergine Maria di essere la madre del Figlio di Dio. Che quadro è questo, amici? Che quadro è questo? Con la sua cornice coeva, uno spettacolo veramente splendido, l'opera numero 83. Ed è questa. Allora, la stima in questo caso di 14-16 mila euro, il prezzo lo fate voi. Ma lo potete fare voi, se volete, anche per l'opera numero 4, che invece è questo dipinto ad olio su tela, niente meno che firmato da Cafiero Filippelli, un altro dei grandi nomi, io poi è uno di quegli artisti che amo come pochi altri, ed è questo bosco di Cafiero Filippelli, bellissimo, è il numero 4, la stima in questo caso è di 4.000-4.500. Bene, signore e signori, fate voi il prezzo. Un inizio col botto, si potrebbe dire, perché veramente sono opere stupende. Iniziare con pezzi del genere è una grande chance, e divertitevi, è la cosa più importante nella vita. E soprattutto, come dico sempre, circondatevi di bellezza, stasera ne avete di bellezza, a cominciare dallo sguardo simpatico di lei, la numero 12, il capolavoro della battaglia, insomma, andiamo volentieri a rivedere. Io sono innamorato della bellezza di lei, dello sguardo dolcissimo, scusate, e la bellezza dello sguardo di lei, perché è veramente intrigante. E poi, beh, insomma, mettere a parete un capolavoro come questo, opera autografa di un artista così importante, insomma, un pezzo veramente di alto livello. Poi, questo vaso di girasoli dipinto in maniera incredibile, ma Alessio, puoi entrare nel quadro per favore e farlo vedere, perché è qualcosa di fantastico.
Ma Dio mio, com'è dipinto. Accarezza i petali del girasole, ti prego. Mamma mia, viene fuori dallo schermo, giuro. Ma guarda qua, e guarda questo, anche questo drappeggio dietro di lui, che cos'è? Vabbè. Poi, rivediamo anche l'Annunciazione. E quel Caffiero Filippelli che ci piace tanto come firma, immancabile in una collezione. Ah, certamente. Allora, grazie per la gentile signora. Grazie Alessio che ha chiesto. Una gentile signora che ha chiesto di vedere la firma. È qua, ben visibile in basso a sinistra. Parliamo di Jan van Hallen. Partiamo almeno da 7.000, 8.000, 9.000. Trovalo un pezzo così, firmato. Fate voi il prezzo. E poi questa Annunciazione, devo dire, spettacolare con questa cornice coeva tutta scolpita, che è qualcosa di favoloso. Scusate le spalle. Per Van Hallen, il numero 6, 2.000 euro. Non ho capito. 2.000 euro. È uno scherzo? Volevamo iniziare con una barzelletta? Cioè, cosa vuol dire 2.000 euro un quadro così? 2.000 euro devi offrirle per una battaglina anonima fatta non so da chi. Cioè, no, Orlando, guarda, non è il mio genere le battaglie, io amo altri generi. Ah sì? Questa devi metterla da parte, mettila via, è un patrimonio pazzesco. Cioè, mi sembra un brutto inizio stasera, devo dire, di beats, di home beats. 2.000, poi? 1.000 euro per il numero 40, girasoli. 1.000 euro per Topolsky, questo girasole che è qualcosa di favoloso. Basta? Ah. Per il Bosco di Filippelli, 1.500 euro. 1.500 per il dipinto di Caffiero Filippelli, questo bosco del grande Filippelli. Per lui 1.500 euro soltanto. Per l'Annunciazione, numero 83, 3.000 euro. Allora, io non sono stato forzato, vi ricordo che le stime che io vi dico sono state redatte e scritte da docenti e periti del Tribunale, quindi che vengono forniti a voi. Ora mi domando e dico, come si fa a offrire 3.000 euro, e questa è l'offerta più alta, per un capolavoro di questa bellezza veramente unico? È un quadro eccezionale, 3.000. Un'Annunciazione così bella. No, no, calma, calma, aspettiamo un attimo di far partire il conto alla rovescia. Quindi, riassumendo, in gara abbiamo... Assurdo. Cioè, questa battaglia è un top lot, chiaro? Una battaglia così importante, firmata da lui, certificata, l'offerta più alta 2.000? 2.000, 1.000, 3.000, 1.500. Basta? Come faccio per partire il conto alla rovescia? Poi tempo non ce n'è mai. Va bene. Per tutte le opere in gara, come sempre, non avete nessun impegno all'acquisto. Facciamo partire il conto alla rovescia. 30 secondi e le assegniamo. Lo ricordo per chi non lo sapesse. Voi non avete 30 secondi per pagare, comprare o dare un acconto. No, non si compra niente in televisione in 30 secondi. 30 secondi, prendi un telefono in mano e offri qualcosa in più che ti consente di rivederlo. Un colpo di telefono a 02-255-68020 oppure 336, un messaggio, 366-7121-730. Ma ripeto,
non hai nessun obbligo all'acquisto, ti puoi assegnare tutti i quadri che vuoi, ma dovete capire la differenza di una Beats, un Gallery Beats tranquillo o un Home Beats in una proprietà così prestigiosa con quadri del genere. Questa battaglia ha un valore immenso, siamo a 2000. Poi un girasole di Topolsky firmato così, 1000 euro. L'Annunciazione, ma che spettacolo è questo quadro. Per lei siamo a 3000. Caffiero Filippelli ha soltanto 1500. Vabbè, signore e signori, per tutte le opere in gara diamo 20 secondi e le assegniamo. 20 secondi, abbiamo iniziato veramente terribile questo inizio di Beats. 20 secondi. Guarda che meraviglia, bellissima questa Annunciazione, stupenda. Signore, signori, 10 secondi. Dice, no, Orlando, ma io ce l'ho già una battaglia, ne ho due, ne ho tre. Per Van Allen, forse 2200 euro. 2002 per la battaglia? Dai, mia, da bravi. Cioè, signori, dovete fare la differenza in qualche modo. 2005 per la battaglia. Dai, lo sapete benissimo quanto vale quella battaglia. E che facciamo? Andiamo avanti di 200 in 200? Su, su. Due e mezzo, ripartono 30 secondi. Per le altre opere, 10 secondi. Per Topolsky, 1000. Per l'Annunciazione magnifica del 600, 3000. Caffiero Filippelli, 1500. 9 secondi per le tre opere. 8. Per Filippelli, il Bosco, 1700 euro. 1.700 rilanci di 200, 30 secondi. 1.200 per i girasoli. 1.200 per i girasoli, 30 secondi. 3 secondi per l'Annunciazione. 1.200 per l'Annunciazione. No, ma signore, signori, abbiate pazienza. I rilanci di 200 euro dovete usarli nel momento opportuno, non quando ci sono quadri che valgono 10 volte tanto, vi pare? Ora mi domando di Dio, ma che atteggiamento è? Siamo a 2500 euro per una battaglia di questo grosso nome, firmato da lui, stato di conservazione perfetto, 2,5. Ci ho venduto delle battagline anonime fatte, si sa da chi, a molto di più. Eh? Poi 1200, 3200, 1700. Basta? C'è allucinante, veramente. E la battaglia di Van Allen, 2900 euro. Devo stare calmo. Allora, 2009, fantastico. 30 secondi, 20 secondi per il girasole di Topolsky. 1400 per i girasoli. 1400, 30 secondi. Ma udite, udite, per una Annunciazione di tale bellezza, splendida, del 1600, un capolavoro simile, siamo
a, non mi ricordo più, 3.002 e Caffiero Filippelli 1.700 euro. Mm. 20 secondi per loro. Sono ripartiti 30 secondi per la splendida battaglia numero 6 firmata da Jan Van Halen. Ma dove sono i miei clienti collezionisti che vogliono solo capolavori firmati, certificati? Dico, Orlando, ma io voglio solo quadri autografi nella mia collezione. Ce l'avete, costa 20.000 euro, siamo a 2.000, non mi ricordo più, 2.900, abbiate pazienza. Dici, no, ma ce l'ho già una battaglia, ma potete averne 100 di battaglie, ma la qualità di questa è eccezionale, veramente eccezionale. Guarda che spettacolo di quadro è questo, 2.900. Ok, 20 secondi per lei, 10 secondi per Topolsky, per la splendida Annunciazione numero 83, un capolavoro come questo, e 10 secondi per l'eccezionale Caffiero Filippelli. 9 secondi per le tre opere, 8. Per il numero 83 l'Annunciazione è 3.500 euro. 3.500 per l'Annunciazione. Ripartono, io veramente non so più come dirvelo, ripartono 30 secondi. Leviamo 3.500 anche per la battaglia. 3.500 per la battaglia, ripartono 30 secondi. Senti, facciamo una cosa, perché siamo... 2.000 euro per Filippelli. C'è un eco che ieri sera non c'era, è fastidioso, se possiamo togliere. C'è un eco perché? Perché c'è un soffitto di 12 metri, è normale che ci sia. Questo è un salone stupendo, privato, ed è meraviglioso. Allora, non possiamo... Scusami Ale, ma anche per Topolsky, 2.000 euro. 2.000, allora non mi ricordo più. Per la magnifica battaglia, 3.500, poi... 2.000 per Topolsky... 3.500 soltanto per l'Annunciazione, è di una bellezza questo quadro. E 2.000 per Caffiero Filippelli, per tutte le opere in gara, basta così. Diamo 20 secondi per tutte le opere e le assegniamo. 20 secondi. Io vorrei, Alessio, che tu facessi vedere per bene, da vicino, lo splendore di questa Annunciazione. Comincia dal Padre Eterno, perché è qualcosa di meraviglioso. Da il volo... Sì, secondo, stavo... cercando di spiegare cosa mostrare. Allora, a cominciare dalla bellezza del Padre Eterno e lo splendore dell'angelo e la Vergine, non ho più vicino, per cortesia. È una cosa meravigliosa come è dipinto questo quadro. Ma ti prego, 3.500. Guarda, guarda. 3.007 per l'Annunciazione. Ma certo, 3.007, 30... 30 secondi, basta così, per gli altri diamo 10 secondi. Allora, 3.500 per la battaglia di Haydn, da lui firmata, 2.000 per i girasoli, no, girasoli quanto siamo? 2.000, 3.000, 3.007 e 2.000 per Caffiero Filippelli, giusto? Va bene, 9 secondi, 8. 2.500 per Filippelli. Caffiero Filippelli 2.500, ripartono 30 secondi. Per i girasoli 2.500 euro. Non ho capito. 2.500, ripartono 20 secondi e diamo a questo punto assegnata, se una battaglia di questa bellezza non vedremo mai più, il numero 6, e restano in gara queste tre opere. 20 secondi. 20 secondi per una delle più belle annunciazioni che siano passate dalla mia galleria, giuro. 4.000 euro per l'Annunciazione. Quanto? 4.000 soltanto, ma mi dicano 4.000. 3.000 euro per i girasoli. 3.000 per i girasoli, 4.000 per l'Annunciazione.
Ai, ai, ai. Ve la ricorderete questa annunciazione, giuro, perché è veramente bellissima. E per lei siamo a soltanto 4.000 euro. Sale per l'annunciazione 5.000 euro. 5.000. 20 secondi. Basta così. Sento. Come dico questi casi per provare. Okay. Quindi, Caffiero Filippelli, siamo a? 2005. 5.000 per l'annunciazione del 600? 3.000. Basta. 10 secondi e annunciamo, stavo dicendo, assegniamo queste opere. Non esiste al mondo. 9 secondi. 8. Vi mangerete le mani quando veramente vi accorgerete di cosa state perdendo e a che prezzo. Ad ogni modo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutti assegnati, complimenti davvero. Nessuna offerta per questa fanciulla deliziosa, il numero 12, che strano. Ma noi andiamo avanti, abbiamo tante opere da presentare a tutti voi stasera e andiamo a carpire il segreto della magia della pittura di questo grande artista italiano che è Antonio Sciacca. Guarda che meraviglia il colore, questo splendido quadro, bellissimo, è un olio su tela. Guarda la candela che arde e che illumina questo calice antico, ed è il dipinto ad olio di Antonio Sciacca, numero 84. Dunque è 1,80 m, quindi in galleria siamo intorno ai 4.000-4.500, il prezzo lo fate voi. Lo potete fare voi se volete, anche per questo gioiello, che è il numero 56, adesso lo andiamo a vedere insieme. 84. Oh, ma che meraviglia, guarda qua. Allora, inconfondibile la pittura di Nicola De Corsi. Ne abbiamo parlato in più di un'occasione, la grande bella pittura di De Corsi, queste barche di pescatori. L'opera è firmata da lui in basso a destra, è un 35 per 25, siamo intorno ai 5.500, il prezzo lo fate voi anche per lui. Ma lo potete fare voi se volete, adesso andiamo a parlare di moderno, con questo dipinto ad olio di Nino Caffè, numero 76, pensa cosa si trova in una collezione. Chi l'avrebbe mai detto? Ebbene, ed è questo dipinto ad olio che racconta questi carabinieri con i pretini sullo sfondo San Pietro, ed è questo dipinto che oggi vale intorno ai 4.500, i 5.000, nonostante questo il prezzo lo fate voi. Ma lo potete fare voi, se volete, anche per un altro dipinto che a me piace da impazzire, perché parliamo di Raffaele Armenise, numero 52 in basso a sinistra. Raffaele Armenise, questa cena d'osteria firmato, è qualcosa di favoloso, perché parliamo di uno dei più grandi interpreti della pittura dell'Ottocento, e guardate le luci che ha questo quadro. Mi auguro si veda bene, Alessio. Vediamo, stai fermo là, adesso si vede meglio, decisamente. No, è una cosa meravigliosa, meravigliosa. Raffaele Armenise, è un olio, un pezzo unico così, devi spendere 7.000 euro. Invece il prezzo lo fate voi. Sai, questi sono veramente quei quadri piccoli ma molto preziosi, quelli che amano, potrei fare il nome di alcuni miei amici collezionisti, che amano i piccoli quadri molto preziosi. Raffaele Armenise è uno di questi, e questo è veramente un amore. Il prezzo lo fate voi, ma lo potete fare voi se volete anche per il lotto numero 104,
che invece racconta questo dipinto, questo ritratto di nobile con un fiore in mano che ci guarda, l'opera in visione, la stimiamo intorno ai 2.000-2.200 euro. E attenti amici, perché il prossimo dipinto ancora una volta è un quadro di quelli che vi sarà difficile non ricordarlo. Parliamo dell'opera numero 81 ed è questo dipinto che racconta il beato Ceslao da Crocevia, e con delle iscrizioni del Settecento nella parte alta. Meraviglioso, dipinto raro, prezioso e importante. Grazie, Gloria. Beato Ceslao da Crocevia, questo santo che ha in mano questa palla di fuoco con le iscrizioni del Settecento, è un quadro molto importante, raro e prezioso, il numero 81, infatti la stima è di 25.000 euro, nonostante questo il prezzo lo fate voi. Ecco, è uno di quei quadri molto desiderati dai miei clienti, da quelli che vogliono quadri rari, di quelli che non trovi da tutte le parti, questo è veramente uno di quelli. Il prezzo lo fate voi, quindi fate voi il prezzo per questa meraviglia, per l'opera 104, per lo splendido tesoro di Raffaele Armenise, Nino Caffè, Nicolas De Corsi, lotto numero 56, e Antonio Sciacca, questo splendido dipinto ad olio, mamma che bello che è. Veramente magnifico. Costa, in galleria un pezzo così ti chiedono anche 5-6 mila euro e guai, senza dubbio, davvero bello, bello, bello. Che mi dite? Allora, cari amici, l'offerta è libera, eh? Allora, come sapete, io sono incaricato da questa famiglia che mi ospita in questa abitazione di disperdere questi beni, questi quadri. Quindi voi potete chiamare quel numero 02-255-68020 e ricordo, per chi non l'avesse mai fatto, questa non è un'asta, ma è la possibilità di rivedere un'opera che vi piace al prezzo che decidete voi per volontà dei proprietari di questi beni. Volontari di questi beni non hanno tempo da perdere, vogliono realizzare velocemente, firmano a Orlando una liberatoria che mi consente di assegnare il maggior offerente. Quindi voi non avete niente da perdere, non dimenticate, non è che se vi assegnate un quadro poi vi chiedono un acconto. No, assegnarsi un quadro vuol dire poterlo rivedere, quando e dove lo decidete voi. Però cerchiamo di alzare un po' le offerte, perché pezzi del genere sono... Guarda, tu guarda la meraviglia di questo Sciacca, che cos'è, è una cosa stupenda. Poi cosa dire di Nicolas De Corsi, Nino Caffè e ancora Raffaele Armenise, quell'interno favoloso. Insomma, avete dei quadri davvero magnifici. E il prezzo lo fate voi. Questo De Corsi è bellissimo, di grande qualità. Bello, bello, bello. La luce, è un'alba dei pescatori. Fate voi il prezzo. 1.000 euro per il numero 56, l'opera di De Corsi. Non cominciate a fare offerte che si fanno per delle stampe. Questo è un olio su tela. 1.000 euro. Basta?
Li vedo scatenati stasera, devo dire, com'era prevedibile poi un quadri così bello. 2000 per il 52. Cari, lo sapevo che questo vi piaceva. Il problema è che costa 7500 euro un quadro così. Raffaele Armenis. Ma lo vedete? Avvicinati Alessio, è bellissimo, veramente bellissimo. Firmato da lui? Ma tu guarda, guarda i personaggi in secondo piano. Il cagnolone che riposa, è una cosa bellissima quella luce che entra dalla finestra. 2000 euro soltanto. Per l'opera di Sciacca, numero 84, 1500 euro. 1500 soltanto per lo splendido Sciacca, grande dipinto ad olio su tela, con questa luce di questa candela che illumina l'antico calice, il Ripes e la bellezza di tutta la luce, l'atmosfera che riesce a creare lui, che è davvero unico. 1500. Per il numero 81, 2000 euro. Numero 81, 2000 euro. 2000 euro. Una stima di 14, me ne offrono 2000, mi sembra giusto. 2000. Basta? Per caffè numero 76, 1500 euro. Millecinque per lo splendido dipinto di Nino Caffè è il numero 76. Basta? Allora, in gara abbiamo Nicolà De Corsi, un olio. Per lui siamo a 1000 euro, 1500 soltanto per Nino Caffè. Udite, udite, per un dipinto di tale bellezza di Raffaele Armenis, firmato da lui, così importante, 2000. Poi, per il numero 81, Nicola, 2000, giusto? E 1500 per Antonio Sciacca. Sono tutte, di questo set, sono tutte in gara le opere ad eccezione del 104. Per tutte le opere in gara, diamo 30 secondi, amici, e le assegniamo. Troppo tempo, 30 secondi. 20 secondi! Tanto non avete niente da perdere. Lo ripeto, ma sono tanti quadri, devo andare più veloce, se no non riesco a presentarveli. Quindi, lo ripeto ancora una volta, è la seconda serata all'interno di questa abitazione straordinaria di proprietà di una famiglia magnifica che ha messo insieme una collezione eccezionale. E voi non dovete avere nessun dubbio, potete assegnarvi tutti i quadri che volete, rivederli con calma e poi decidere. Ma guardate che un quadro come questo non lo troverai mai. Prego. 1700 per caffè. 1700 per Nino Caffè. Ripartono 30 secondi, 20 secondi, ma diamo gli ultimi 10 secondi. 10 secondi per un capolavoro come questo, numero 81. Così raro. Raffaele Armenis, 10 secondi. Nicola De Corsi, olio su tela, 10 secondi, 1000 euro. E Antonio Sciacca, 1500. 9, 8, 2200 per l'opera di Beato Ceslao. Ok, per il numero 81, 2000. Non ho capito. 2,2. 5 secondi per le altre opere. 1200 per l'opera di De Corsi. 1200 per l'opera di De Corsi. Dai, ma cosa fate? Un rilancio di 200 1700 euro? 1700 per Sciacca. Ne costa veramente 4000 un pezzo così di De Corsi. 2000 per caffè. 2000 per Nino Caffè. 2200 per il numero 52. Aspetta, aspetta, non capisco più nulla. Non ho capito niente. Allora, per Antonio Sciacca... 1007 per Nino Caffè? 2000 soltanto. 1002 per Nicolas De Cor. Ah, non vedevate i quadri, scusate. Da capo, Alessio, grazie. Allora, 1007 per l'opera di Sciacca. 2000 soltanto per Nino Caffè. Per l'opera di Nicolas De Corsi ad olio, 1002.
2002 per Raffaele Armenise e 2002 per un dipinto così raro e prezioso. Va bene. Signore e signori, 10 secondi, attenzione, scusate, 1700 euro un dipinto ad olio di Antonio Sciacca così bello, scusate ancora, vi prego, 1200 per Nicolas De Corsi. Per il numero 81, 2500 euro. Un dipinto così raro e prezioso, 2005 per lui. Ripartono 20 secondi. Raffaele Armenise, un quadro di tale bellezza. Bernino Caffè, 2200 euro. Allora, amici, costa 4500 euro quel caffè. Mi vanno avanti di 200 in 200 come se fosse. 2002 per Nino Caffè. Ripartono 20 secondi. Armenise, non mi ricordo più. 2002, va bene, basta così. 10 secondi, assegniamo. 9. 8. Per Sciacca, 2000 euro. 20 secondi per Sciacca, ripartono 20 secondi. Per tutte le altre opere, 7 secondi. Per De Corsi, 1500 euro. 1500, per favore non aspettate gli ultimi secondi, sennò vanno in tilt al centralino, diventano matti. E dove eravamo rimasti? 3 secondi per il numero 81 e per il numero 52. 2. 1. 2005 per il 52. 2005 per Raffaele Armenise, ripartono 20 secondi. Basta? Mi dicono di aspettare. Devo assegnare. Ma il caffè di 76? A quanto siamo? Per Nino Caffè siamo a 2400 euro. 2004, quindi ripartono 20 secondi per Nino Caffè e per Raffaele Armenise, giusto? 2,5 e 2,4, ok. Diamo 10 secondi, amici, per tutte e due le opere. 9. Entra anche in gara il 104 per 1500 euro. 1500 per il 104, è entrato in gara adesso. Diamo 20 secondi per lui, 5 secondi, Alessio, per il 52 e il 76. 4. 3. 3000 euro per l'81. Abbiamo già segnato. Ok. Assegnato numero 76, numero 52. Diamo 10 secondi per il 104, grazie. Per l'84 siamo a 2500 euro. Va bene. Esatto. C'è il caos. Allora, un attimo. Allora, io ve lo chiedo per cortesia. Intanto assegnato il 52, 76.
Io ve lo chiedo per cortesia, vi prego di avere un po' più di partecipazione. Siamo in diretta in tutta Italia, voi siete tantissimi, loro non riescono, se voi ci chiamate tutti insieme, voi siete tanti di questo video. 2.000 euro per decorso. Cioè, anarchia totale. Stavo dicendo, per cortesia, non aspettate gli ultimi secondi, perché non riescono loro a rispondere a tutti voi, poi vi arrabbiate anche. Ah, ma io volevo offrire. Non aspettate gli ultimi secondi. Grazie. Allora, in gara abbiamo Nicola Stecorzi per il 56. Nicola Stecorzi, siamo a 2.000 per il 104, 1.500. 10 secondi per il 104 e per il 56. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ceslau, 3.500 euro. 1. Assegnati tutti gli altri, resta in gara il numero 80. Non ti ci mettere anche te, se no è la fine. Vogliamo mandare un film? Volete che mandiamo un film? Allora, un attimo solo, perché c'è il caos totale al centralino. Io vi ringrazio per carità della vostra presenza, però mandiamo un documentario, qualcosa, perché finché non si riprendono in mano le situazioni. Allora, ok, mi dicono di aspettare un secondo, andare avanti, perché ci avete preso d'assalto. Io vi ringrazio, perché però vi chiedo questa cortesia: non aspetta, voi siete tanti, grazie, i quadri sono meravigliosi, ok, per favore non aspettate gli ultimi secondi, lo dico nel vostro interesse. Voi, qualcuno di voi chiama e dice: ma come volevo offrire, perché non mi rispondono, siete andati via, ma dove siamo andati? Siamo tutti qua, è solo che non riusciamo a rispondere a tutti voi, tutto chiaro? Va bene, assegnati, grazie. Andiamo a Venezia, che è sempre una cosa meravigliosa andare a Venezia, ma non è una Venezia qualunque, ma una Venezia veramente stupenda, meravigliosa. Andiamo sui quadri, per favore. Allora, questo è il magnifico quadro che racconta Venezia. Allora, è qualcosa di meraviglioso. Allora, noi facciamo una gran fatica a mostrarvi i quadri, ma questo l'avete capito. Possiamo andare sul quadro, per favore, mi sposto di qua, vediamo. Sì, va bene, vieni sul quadro, così capisco, se vieni sul quadro capisco cosa devo fare. Allora, è semplicemente un capolavoro, veramente un capolavoro, bellissimo. Allora, cosa vuol dire? Verso di qua, giusto? Un attimo, con calma si ottiene tutto. Bene, bene. Allora, vediamo il quadro, per favore. Scusate, ma stiamo cercando di ottimizzare la visione delle opere. Ovviamente, grazie Alessio, è facile capire che non potevamo mettere i chiodi e martello su queste splendide pareti, per cui era impossibile. La famiglia che ci ospita ci ha fornito dei cavalletti, però sapete quanta fatica facciamo anche in galleria, anche quando siamo in galleria, a mostrarvi i quadri antichi. I quadri antichi hanno bisogno delle luci di casa vostra. Allora, cominciamo da lei, che è l'opera numero, un attimo solo, numero 68, giusto? Ok. Allora, mamma mia, perché... Scusate un attimo, Allora... Come faccio io a lavorare con un misterio? Allora, numero 68, Nazareno Cipriani. È questa splendida Venezia di Nazareno Cipriani, bellissima, firmata da Nazareno Cipriani. Allora, più di una volta
Più di una volta vi ho detto che ne potete trovare assai, ma trovare questa non è facile. Ecco perché l'opera ha una stima di 22.000 euro. Nonostante questo, il prezzo lo fate voi. Ma potete fare voi il prezzo se volete, anche grazie Alessio per l'opera numero 16. Cipriani, pensa. Cioè, si studia, è sui libri di storia Nazareno Cipriani, va bene? Ok, tanto per dirvene uno. Potete fare voi il prezzo, se volete, anche per questo dipinto di Matteo Olivero, ed è questo dipinto orientalista di Matteo Olivero. Ho già avuto modo di presentare delle cose di Olivero. Questo è veramente bellissimo, questo quadro. Guardate la meraviglia di come è dipinto. Che bellezza la luce e la profondità che ha. Allora, l'opera in visione, la stima in questo caso del numero 16 è di, dai 18 ai 22 mila euro. Parliamo di Matteo Olivero, Moschea con minareto in paesaggio orientale, gran bel quadro. Ma potete fare voi il prezzo per quest'altro straordinario pittore siciliano, molto famoso e molto quotato, che è Vincenzo Udine. L'opera è l'opera numero 109. Un secondo. Ok. Paesaggio costiero, siamo nell'Ottocento e costa 7.500 euro. Era che luce, che è favolosa. E adesso, amici, cosa mi dite di questo straordinario dipinto che è il numero 48, invece firmato da Raffaello Sorbi? E qui parliamo di un altro grandioso nome. L'opera è firmata da Sorbi in basso a destra, che racconta questo Rigoletto. Per Raffaello Sorbi, siamo ancora ovviamente nell'Ottocento e alla fine dell'Ottocento, l'opera costa 12.000 euro. Raffaello Sorbi ad olio, il prezzo lo fate voi. Potete fare voi il prezzo se volete, scusate, anche per l'opera numero 75, ed è questo fondale marino con pesci. È meraviglioso questo quadro, che ovviamente sembra di appendere a parete un acquario, ed è l'opera in visione che è stata valutata 2.200 euro. Bene, fate voi il prezzo, grazie Alessio, per una di queste opere, per più di una. Pensa che Raffaello Sorbi ha delle quotazioni pazzesche, davvero straordinaria la sua pittura. Poi cosa dire, Vincenzo Udine, bello questo dipinto di una firma così importante. E poi bella Venezia del Cipriani, facciamo festa stasera, veramente un capolavoro. Allora, quanto mi offrite? Fate voi il prezzo. Grazie. Io, scusatemi, davvero, sono incantato dalla bellezza di questa Venezia, perché è tutta la vita che vendo Venezia e chissà quante ne avete viste di Venezia. Ma così bella, firmata da lui, cioè le Venezie dei Cipriani sono veramente nei palazzi veneziani, cioè una cosa incredibile. Splendida, veramente, pensa cosa vale poi. Vabbè, fate voi il prezzo, forza, a voi. Per il quadro di Udine, 1.500 euro. Per il numero? Per l'opera di Vincenzo Udine, l'offerta più alta pervenuta, perché varie, sai, vi spiego come funziona. Io quando faccio vedere le opere,
Voi già cominciate a scrivere, mandare messaggi al 366-7121-730, telefonate, eccetera. Poi loro, a un certo punto, a Centralino, passano le offerte più alte pervenute. Cioè, e l'offerta più alta pervenuta per un dipinto ad olio di Vincenzo Udine, così bello e luminoso, è di soltanto 1.500 euro. Basta? Per l'opera numero 68, 2.000 euro. La 68? Sì, buonanotte. Voleva dire 20.000? È una Venezia del Cipriani, firmata da lui. Sono cose di uno, se ne può solo immaginare. 2.000? Rizzorbi, 2.500 euro. Non ho capito. Per l'opera di Raffaello Sorbi, 2.500 euro soltanto, nonostante la firma di questo grande artista e la bellezza di questo Rigoletto. 2.500 euro soltanto per lui. Quindi in gara abbiamo Raffaello Sorbi, Vincenzo Udine e la splendida Venezia del Cipriani, giusto? Nessuna offerta per questo paesaggio orientale di Olivero, un altro delle grandi firme. È così bello e prezioso questo quadro. Allora, scusate, vai pure sulle altre due. Quindi, devo assegnare, succede, sì, figuriamoci, un attimo, va sempre più giù, ok, guarda un po', si vede? Allora, sono tre le opere in gara, una Venezia firmata da Cipriani, così bella. Siamo a 2.000 per lei, 1.500 Vincenzo Udine, 2.500 per Raffaello Sorbi, questo Rigoletto, per tutte e tre le opere, amici. Cioè, la cosa è veramente incredibile. Stiamo offrendo delle opere importanti, con firme così prestigiose, a prezzi impossibili. Queste non sono opere in vendita, non le trovi nelle gallerie d'arte, nelle televendite. No, no. Solo in casa di gente meravigliosa come questa. Boh. 2005, 1005, 2000. Amici, 20 secondi, assegniamo tutte e tre le opere. 20 secondi. Mi vai su quella Venezia, per favore, mi sembra di sognare, a me giuro. Una Venezia firmata da Cipriani, così bella. Pensa cosa vale questo quadro. Signore, signori, per tutte e tre le opere in gara, chi di voi si assegna questo quadro, poi si ricordi di Orlando, mi raccomando. 10 secondi, siamo a 2.000, 1.005 e 2.005, 9 secondi, 8, 7, 6, per Sorbi, 2.800 euro, 5, per l'opera di Cipriani, 2.200. No, non si fa così, non si fa così. 3 secondi per l'opera di Vincenzo Udine. Per Udine, 1.800 euro. 1.800 per Udine. 2.002 per Cipriani, 1.008 e Raffaello Sorbi, 2.008. Capisco, meno che dicano, davvero, assurdo. Per
2005 per la Venezia di Cipriani. 2005. 2007 per la Venezia. 2007. 2007. Grazie Alessio. 2007 per la Venezia del Cipriani. Io penso a chi di voi dice, io sono quasi sicuro che c'è chi tra voi ne ha 7, 8, 10 di Venezia. È firmata dal Cipriani! Ma Dio mio, un attimo di senso davvero. Costa una follia un quadro così. 10 secondi per Raffaello Sorbi e Vincenzo Udine. 9. 8, 7, 6. Per Udine 2000 euro. Perché che ha detto? 2000 euro per Vincenzo Udine. 3000 euro per Sorbi. 3000 per Sorbi, 20 secondi. 10 secondi. 10 secondi per una Venezia firmata dal Cipriani. Vera, certificata, espertizzata. 9. 3.000 euro per la Venezia di Cipriani. 3.000 euro. Siamo a un settimo rispetto a quello che vale, renditi conto. Entra nel quadro, per favore. 20 secondi anche per lei. 3.000. No, tu guarda la luce che ha questo quadro. La bellezza, vabbè, ne avremo viste migliaia di Venezie. Guarda una Venezia del Cipriani, cos'è? Dieci secondi. 3.500 per Rigoletto. 3.500 per l'opera di Sorbi. Ripartono 20 secondi. 3.300 invece per la Venezia del Cipriani. 3.300? 3.300. Per l'opera numero 109, 2.200 euro. Per Vincenzo Udine, 2.200 ha detto? 2.200. Si può eliminare questo eco terribile, guarda, piuttosto spegni. Eh? Oh, va bene, scusate. 20 secondi, non mi ricordo più le offerte. Ale, scusa, per il Rigoletto siamo a 4.000 euro. 4.000 per Rigoletto, 20 secondi, 2.500 per Udine, 2.200 per Udine e 3.000. 3.003 per l'opera di Cipriani. Sembra poco. 10 secondi. 3.300 per l'opera di Cipriani, 2.005 per l'opera di Vincenzo Udine. Perdonami? 2.002 per Vincenzo Udine e 4.000 per la splendida opera di Raffaello Sorbi che racconta la figura di Rigoletto. 9 secondi per tutte e tre le opere. 8. 7,
6, scusate, 5, 4, 3, 2, 1, vado? La Venezia, 3.500 euro. Assegnato Raffaello Sorbi e vice... State facendo un po' di fatica a fare le offerte per la Venezia del Cipriani. È una cosa indescrivibile. Ma allora, per carità di Dio, io l'unica cosa che conosco è la storia dell'arte del Novecento. Quindi, per carità, io posso capire, no? Dice, no, Orlando, ma io non sono esperto di Ottocento, ma non lo sono neanch'io. Ma credo che parlare di Cipriani a Venezia sia qualcosa di molto famoso quando si parla di uno dei più grandi maestri che ha dipinto le Venezie più famose del mondo. Costa 25.000 euro quel quadro. 2.000, no, quanto siamo? 3.800 per la Venezia. Senti qua, 3.800. Ai, ai, ai. Allora, è l'unica opera in gara, Alessio. Ma non dimenticate, qualcuno di voi può fare ancora il prezzo, se vuole, anche per questa importante opera di Oliviero. Come avete fatto a farcela stare? Ok. Che andiamo a rivedere. Eh? È un grattage, grattage dell'orecchio. Grazie Alessio. 10 secondi per la splendida Venezia dei Cipriani. Siamo a 3.800. Io ora, se tu oggi, se scendi a Venezia, ci sono i chioschetti dei pittori di strada, che io rispetto ovviamente, li chiedi un olio su tela così ti chiedono di più. Va bene? Va bene. 9 secondi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I migliori complimenti. Un pezzo così importante a un prezzo simile. Allora, assegnato. Olivero, se volete fate un'offerta, altrimenti dimenticatelo. E lo stesso vale per questo dipinto che racconta un fondale marino. Noi andiamo a parlare della, grazie Gloria, della un'altra tranche. E adesso, amici, andiamo a sentire il profumo del mare in questo capolavoro, perché raccontano dei luoghi più belli al mondo, ed è questo lotto numero 110, e chiaramente stiamo parlando della costiera amalfitana. Allora, siamo in costiera, è un quadro così bello. È questo dipinto firmato da Jacopo Simeon. Oh no, oh, attribuito addirittura. Ok. No, no, non è attribuito, è firmato da Simeon. In basso a destra, firmato da lui. Ed è questo splendido veduto della costiera. Che bello, veramente mettere questo quadro in parete è una finestra
sulla costiera amalfitana numero 110, costa 7.500 euro, il prezzo lo fate voi e lo potete fare voi se volete, anche per queste barche, è il dipinto, grazie, vediamo il quadro, numero 63, firmato da Rocco Lentini, grande firma siciliana. Rocco Lentini è l'otto numero 63. Un secondo. Ok. Ok. La stima è di 4.000-4.500 euro, il prezzo lo fate voi. Cosa mi dite poi dell'opera numero 67? Allora, questa acquaiola al pozzo è un capolavoro, spero si veda bene in televisione, è un capolavoro firmato niente meno che da Antonio Fontanesi, altro nome eccellente, Antonio Fontanesi, meraviglioso, dipinto il numero 67, per arrivare poi all'opera numero 96, ed è questo ritratto di nobildonna con cappello con i fiori, numero 96, molto boldiniano, è vero? Firmato da Chantron Pastic. Allora, è un artista francese che ha dipinto quest'opera. La stima è di 4.000 euro, nonostante questo il prezzo lo fate voi e lo potete fare voi se volete anche per questo cagnolone che probabilmente sta aspettando il ritorno del suo padrone. Purtroppo vede, c'è anche, trova la giacca e il fucile, l'arpione probabilmente di questo. Ma che bello è questo quadro, vedi questo cagnolone che aspetta il suo padrone, ma purtroppo alla deriva arriva solo la sua giacca e lui capisce che qualcosa non va. E l'opera numero uno, Karl Reichert. Ok, l'opera in visione è una tavola, costa 3.000 euro ed è firmato da Karl Reichert in basso a destra. E potete fare voi il prezzo, se volete, anche per l'opera numero 44. Allora, osservate per favore la bellezza e la ricchezza di questo quadro, perché è qualcosa di meraviglioso. Una fioritura, la scultura antica, vedete nella parte, scusi, una nobile abitazione e ancora la bellezza di questi fiori e la cornice coeva, anch'essa dipinta, cioè fanno di questo quadro, allora, siamo all'interno di una abitazione privata, di questa importante famiglia siciliana che ha sempre acquistato quadri in giro per tutta l'Europa da antiquari, chissà da quali importanti, e chiaramente scelti con un gusto davvero unico. Guardate la bellezza di questo quadro che non racconta semplicemente la frutta, i fiori, ma l'architettura, la scultura antica, che quadro meraviglioso è lui, ed è, digli che sono, grazie, ed è l'opera numero 44, la stima di 15.000 euro, il prezzo lo fate voi anche per lui. Allora, riassumendo, grazie Alessio, potete fare voi il prezzo per questa splendida opera che racconta il profumo della costiera amalfitana, l'importante dipinto del Fontanesi, firmato da Fontanesi, numero 67, questa acquaiola, l'opera di Rocco Lentini, numero 63, Karl Reichert, il numero 1, il dipinto boldiniano, il numero 96, e quella eccezionale opera, bella davvero, mi piace molto questo fiore, frutta e architettura. Fate voi il prezzo. Then they'll listen to what you have to say.
They're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. The world won't get no better if we just let it be. Na 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 na. The world won't get no better. We gotta change it now. Just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hair. But they don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Wake up all the builders, time to build a new land. I know we could do it if we all lend a hand. The only thing we have to do